Amiche ed amici, telespettatori, telespettatori, collezioniste e collezionisti, benvenuti a questa puntata di Ars Antico, a questa domenica. Un saluto da chi è qui in studio, a Carlotta, da chi è a casa, Margherita e Angelo. Diamo di nuovo il benvenuto a Matilde, sentito poco fa Margherita, e vi manda un saluto a tutti. E un saluto anche a chi è in fiera. Federico e Francesco sono in fiera a Modena. Federico doveva venire, poi è stato trattenuto perché c'è un'affluenza veramente importante, ne siamo felici. Per cui, insomma, saremo insieme questa giornata, insieme a me e Carlotta, a vedere le bellezze che anche questa domenica Ars Antiqua vi presenterà. Faremo un viaggio di 4 ore. Come di consueto, tra le bellezze dell'arte dal 400, abbiamo una Madonna del 400, importante, all'800, abbiamo una sezione di 800, vediamo anche alle mie spalle uno splendido orientalista. Abbiamo allestito per voi questa volta una sezione con tre importanti dipinti orientalisti. Vediamo poi, Vania, prego, seguimi, altri importanti autori dell'Ottocento, e abbiamo così il grande Magni con il suo dipinto, una stornellata, vedremo poi anche introdotta dalla voce del nostro amico Giuliano, Giuseppe Magni, un pomeriggio musicale. Abbiamo poi al numero 18, prima del Magni, Ramontusque Maignon, interno della Basilica di San Marco a Venezia, un'opera importante. Tra l'altro c'è una bella storia inerente a questo quadro, proprio per la curiosità, e questo è il bello dell'arte della rappresentazione, ovvero la Madonna dello Schioppo. Questa Madonna che è stata apposta durante la costruzione della basilica, leggermente dopo, e poi i soldati nell'Ottocento avevano messo un fucile, uno schioppo, proprio attaccato vicino alla Madonna, si intravede in questa posizione per ringraziarli di essere sopravvissuti allo scoppio di una bomba avvenuta nei paraggi, quindi una sorta di ex voto. Abbiamo poi una sezione dedicata ad importanti sculture, l'agguato di Negri, un importante bronzista dell'Ottocento. Sempre nell'Ottocento, due splendide Veneri di marmo bianco di Carrara. Questa Venere, una Venere che colta nell'atto di rovesciare dalla sua anfora dell'acqua, le Veneri costantemente sono rappresentate nell'ambito del bagno, nell'ambito della toilette quotidiana, proprio perché gli stessi miti raffigurano le Veneri dentro questi ambienti. Proprio i miti ne parlano, abbiamo molti nello 700, 800, poi vengono riesumati e diventano oggetto ad appannaggio degli scultori e degli artisti che, grazie a questo tema così variopinto, riescono a dar luogo a rappresentazioni che mettono alla prova la loro abilità tecnica. E così il corpo femminile della Venere, prototipo di bellezza, diventa uno dei temi più affrontati nella scultura dell'Ottocento. Vi rimandiamo anche a questo proposito alla visita di una grande mostra che si trova alle Gallerie d'Italia ed è la mostra su Canova e Thorvaldsen. Noi spesso poi cerchiamo di invitarvi e di far scoprire quelle che sono le bellezze dell'arte anche nelle varie mostre, negli eventi culturali in corso. Ebbene, grandissima mostra quella di Canova e Thorvaldsen, quindi andatela a vedere alle gallerie, scusatemi, sì, alle Gallerie d'Italia. Se non sbaglio, poi Carlotta c'è anche poi un altro distaccamento della stessa mostra, dopo vi faremo poi vedere. E quindi sulla bellezza di Canova vi faccio vedere anche questa splendida Venere, la Venere italica. Una Venere il cui originale è stato scolpito da Canova intorno al 1803-804 per sostituire la Venere italica che era posta sul loggiato degli Uffizi. Poi
portata in Francia dopo la razzia napoleonica, venne ordinato a Canova di scolpirne una copia, ma Canova decise di non seguire quello che era il modello originale greco, ma di apportare delle varianti. Ed è così che nacque la Venere di Canova, che non fu mai posta agli uffizi in sostituzione della Venere italica, perché con la caduta di Napoleone l'originale greca venne riportata al proprio posto. Qui vediamo un esemplare in dimensioni ridotte, opera di un artista dell'Ottocento. Noi sappiamo che Canova è stato uno degli artisti che ha ispirato con la sua maestria la sua arte sublime, perché qui di sublime si può parlare nel termine, nell'accezione greca del termine, il bello, il sublime, quella sensazione che pervade l'animo e riesce a toccare il profondo, costituendo una sorta di pathos nell'animo umano. Ecco, Canova era in grado di questo. E allora gli artisti, affascinati da questa sua grande capacità, hanno in parte riprodotto le sue opere, che erano anche una sorta di scoglio, il mettersi alla prova. E abbiamo qui quindi la prova di un artista che è riuscito perfettamente nel rendere la Venere italica opera di Canova. Abbiamo poi, Vania, ti prego di filmare questo splendido bronzo di dimensioni anche importanti. Adesso vi dirò tutte le informazioni. Una carovana, una donna araba intenta ad allattare sul dorso di un cammello, opera di Ernesto Bazzaro. Milano 1859, è venuto a mancare nel 1937, opera firmata Bazzaro, uno dei più importanti scultori bronzisti dell'Ottocento, a cavallo tra 8 e 900. Sono pochi, due o tre, gli scultori bronzisti che si annoverano tra i grandi di questo periodo. Ecco, Bazzaro è uno di questi. Guardate poi, dopo vi darò poi le dimensioni, e questo va a costituire, diciamo, una sorta di complemento al nostro angolo orientalista che abbiamo allestito per voi quest'oggi. Vediamo poi, insomma, velocemente, poi entriamo nel merito delle varie opere, quello che vi presentiamo quest'oggi. Vediamo, Vania, questo, facciamo una carrellata generale, ambito cerchia del Vetturali, questo grande paesaggista che nasce nel 1701 a Lucca e lavora per tutto il corso del XVIII secolo, e si sviluppa principalmente in vedute di Venezia e lacustri, in questo caso anche romane. In questo caso noi abbiamo una sorta di capriccio preso da un insolito punto di vista angolare, che era la caratteristica stretta, riconoscibile, del Vetturali, per una dimensione importante, 62,5 x 92 la tela. 6.800 euro, inizio a dirvi il prezzo, pensateci, questa è una di quelle opere che sono sicuro questa sera non rimarranno a parete. Bene, Vania, se mi segui andiamo a vedere anche cosa c'è dall'altra parte dello studio, poi partiamo con l'analisi delle varie opere, raccontandovi un po' quella che è la bellezza, il motivo per cui l'arte continua ad appassionare tutti i giorni e affascina, donandoci dei momenti di piacere, di sollevatezza da quella che è la vita quotidiana, non sempre facile, ecco, ma per fortuna essere circondati dalla bellezza dell'arte riesce in un qualche modo a creare una finestra su un altro mondo, una finestra un po' diversa, farci evadere da quella che è la realtà. Questo è lo scopo dell'arte, questo è quello che ci prefiggiamo noi, cercare di portare nelle case quella bellezza che con la fortuna siamo in grado di vedere tutti i giorni, addentrandoci al suo interno e dandovi poi anche la possibilità di avvicinarvi all'arte, a questo tipo di bellezza. Proprio ieri sono venuti due ragazzi giovani e dovevano fare appunto un regalo e, insomma, è stato il loro primo acquisto e quindi sono stato ben felice. Poi l'opera andrà in consegna, quindi li saluto ancora, ma non posso fare nomi, non posso dire altro, proprio perché il compleanno sarà dopo e quindi provvederemo alla consegna giusto in tempo in centro, in Sud Italia, pensate.
però è questo anche il piacere, il bello di partecipare a quella che è la vita delle persone, le varie circostanze in cui l'arte agisce sempre da protagonista. Bene, andiamo, vediamo alle mie spalle. Ecco, Vania, questo qua, fai vedere questa. Sapete, io sono sempre molto affascinato dai fiamminghi. Ambito di Philippe de Marlier, questo grande artista. Noi abbiamo venduto un Philippe de Marlier tempo fa durante le trasmissioni del giovedì. Era un'opera il triplo di queste dimensioni. Ecco, questa è un'opera importante. Ambito fiammingo, vi racconterò la storia di questo pittore, vi racconterò come nasce la genesi della figura religiosa della Sacra Famiglia, della Vergine col bambino, iscritta all'interno della ghirlanda fiorita. Quindi abbiamo delle origini veramente antiche che partono dalle Fiandre del 400, per passare poi a Jan Brueghel, a Rubens, per arrivare poi in Italia con David Segers e tutta l'altra compagine di artisti che nella Roma del tempo sviluppano questo genere. Ecco, noi abbiamo su tavola uno dei dipinti originali di quel tempo da cui questa figurazione è partita. Andiamo avanti, vediamo alle mie spalle una fantastica Maddalena penitente di Gianoli, ecco, artista veramente importante. Questo, tra l'altro, quest'opera ha la perizia del professor Sestieri, Pier Francesco Gianoli, 1624. 1690. Quest'opera è anche corredata dal certificato di libera esportazione, l'ALC. Abbiamo numerosi clienti anche che vengono dall'estero, dalla Svizzera, dall'Inghilterra, dalla Francia, per cui la maggior parte delle nostre opere sono corredate da questi certificati che ne permettono la certificazione grazie al benestare del Ministero dei Beni Culturali, che è anche uno poi dei servizi che Ars Antiqua si propone, quello di fare da intermediario con gli uffici, con il Ministero dei Beni Culturali, qualora vi fosse la richiesta, ve ne fosse il bisogno. Andiamo avanti, vediamo una splendida scena di battaglia, ambito napoletano. Entreremo dopo nella spiegazione dell'opera, parlando dei grandi napoletani, da Marzio Masturzo, al Graziani, Salvatore Rosa, tutti i grandi maestri che hanno ispirato e che hanno in un certo qual modo creato, innovato, caratterizzato il genere della battaglia. Al numero 7, Cristo e la Samaritana al pozzo. Pasinelli, ecco. Abbiamo un'attribuzione per questa grande opera, dopo parleremo, e sono legate, non per nulla abbiamo messo queste due opere, voglio farle vedere anche vicine, perché gli allestimenti anche hanno un loro senso. Ecco, vai, fai vedere questi due insieme e poi vi dirò il motivo. Ecco, due opere in cui Pasinelli è l'autore del numero 7, e Pasinelli è invece l'influenza di questo artista che noi vediamo al numero 6. Siamo in una Madonna con Bambino, la Sacra Famiglia, ecco, Madonna col Bambino e gli angeli. Opera importante che vedremo tra poco nel dettaglio. Un'opera, tra l'altro, che ha tutta una sua genesi, una sua spiegazione, un suo preciso autore, ma insomma andiamo pezzo per pezzo e vedremo piano pianino. Allora, abbiamo al numero 6, Matrimonio mistico di Santa Caterina, 4.600 euro. Vediamo poi la nostra Madonna di cui vi ho parlato poco fa, una Madonna del 1400, XV secolo, marmo, documento storico,
4.500 euro. Adesso voglio solo farvi vedere un po' quelle che sono le principali opere della serata, facendovi intravedere quello che andremo ad approfondire nel corso di questa puntata. Quindi possiamo passare di fronte alla nostra Madonna, all'edicola bolognese, al nostro cattapane, al numero 5, a questa splendida natura, a questa splendida Sacra Famiglia, ambientata in un notturno, adorazione dei pastori a 6.000 euro, 110 per 90 le dimensioni. Abbiamo poi una nostra splendida cera, credo questa sia da attribuire più a un ambito napoletano, quindi una deposizione dalla croce. Al numero 4 un olio su rame applicato su tavola, una Sacra Famiglia, siamo in ambito emiliano, a 2.600 euro. Ma adesso andiamo nella prima parete, vediamo quelle che sono le opere di quest'oggi e direi di iniziare da un'opera particolare che ha una lunga storia alle sue spalle, un'iconografia ben precisa, Sant'Antonio Abate. È un'opera di ambito fiammingo, siamo nel 1617 secolo e rappresenta Sant'Antonio Abate immerso nel suo studiolo, ecco, chiamiamolo così, con tutti i segni, tutta l'iconografia che caratterizza il santo. Nato a Coma, nel cuore dell'Egitto, è stato uno dei primi padri della Chiesa. Nel 250 era sulle rive del Mar Rosso, proprio dove si sviluppa il cristianesimo con i grandi padri del deserto, così venivano denominati questi personaggi che si ritiravano ai limiti della società, nelle grotte, nelle caverne, nel deserto, e qui meditavano, vivendo di stenti, di sacrifici, di penitenze. Ed ecco che Sant'Antonio, in questa opera, viene rappresentato con il fuoco, e rimando al fuoco di Sant'Antonio, questa malattia, questa infiammazione che è molto dolorosa e che si curava grazie al grasso, ad un unguento, alleviava più che altro, grazie ad un unguento creato con il grasso dei maiali. Ed è così che di fianco al Sant'Antonio è presente il maialino. Poi vedremo anche la storia che si è creata attorno a questo animale, perché è stato associato a Sant'Antonio e come rientra nel mito di questo padre della Chiesa. Poi vi è il bastone col quale il santo era sceso negli inferi, col campanello, il libro, la lente d'ingrandimento, il primo esempio di occhiale che è appunto di origine medievale, e poi il tau, la T sul mantello, che era simbolo proprio di questi anacoreti, di questi monaci. Ecco. Opera del XVI secolo. Vediamo infatti una raffigurazione particolare, cioè ritrae Sant'Antonio in un angolo della composizione, mentre il resto è lasciato libero al paesaggio. Un paesaggio innevato di chiara derivazione fiamminga, così come anche lo sono i tratti somatici, la barba e questa lente di ingrandimento, perché i primi a rappresentare gli occhiali nelle opere d'arte, ed è stata proprio una specifica dell'epoca, sono stati i fiamminghi, che spesso nei loro quadri hanno proprio gli occhiali classici come li conosciamo noi, che non avevano le stecche ma si appoggiavano solamente sul naso, o queste lenti, proprio perché arrivavano, le Fiandre erano il centro del commercio globale, quindi la maggior parte delle novità degli studi arrivavano e confluivano proprio nelle Fiandre, e sono loro appunto che hanno poi iniziato a sviluppare e a rappresentare nelle opere questa nuova invenzione che poi dopo arriverà in tutto il mondo. Vediamo ad esempio, un chiaro esempio è visibile nel film Il nome della rosa, tratto dal romanzo di Umberto Eco, dove appunto questo frate aveva, il protagonista aveva questi occhiali che destavano anche sorpresa presso gli altri confratelli.
Abbiamo quindi il santo relegato in questa parte della composizione e un cielo plumbeo. Vediamo poi dopo alcuni riferimenti che rimandano ai principali maestri fiamminghi dell'epoca. Il maiale, il maialino, come mai è entrato nella rappresentazione, nell'iconografia del Sant'Antonio? Perché veniva tratto dal grasso di maiale un unguento che veniva utilizzato per curare e alleviare il bruciore per le affezioni dal fuoco sacro. Ecco, venne costituito un ospedale a Mont-Saint-Didier, in Francia, che curava. Appunto, aveva un centro di cura per questi malati. Ecco, venne nominato antico ordine ospedaliero degli Antoniani. Ecco che venne fatta una bolla papale per permettere agli Antoniani, proprio il Papa in persona, il privilegio di allevare dei maiali a spese della comunità da cui trarre il grasso per creare questi unguenti. Quindi i maiali in questo posto potevano circolare liberi per la strada senza essere appunto attaccati o presi, essere mangiati dagli abitanti del posto. Godevano di uno statuto speciale. Un'altra vicenda racconta che Sant'Antonio andò giù negli inferi. Il maiale creò scompiglio, che lo seguiva sempre, creò scompiglio tra i demoni e San Francesco riuscì anche a Sant'Antonio, scusate, a prendere il fuoco infernale che portò sulla terra, sulla punta del suo bastone che era stata accesa. Ecco, ci sono tantissime versioni per cui associano il maiale, il fuoco, il bastone alla figura di Sant'Antonio. Ecco, questa è un po' una spiegazione dell'ambito in cui si muove l'iconografia di questo dipinto, in cui l'artista fiammingo del 1600 ha dipinto questa tela. Ecco, va niente, poi nei particolari puoi far vedere, curioso come un occhio semichiuso, quello che guarda attraverso la lente per meglio vedere, meglio leggere quello che è scritto sul libro da cui emergono dalle pagine dei segnalibri. La lente su cui si vede il riflesso della luce, la rifrazione della luce, e poi in particolare colpisce particolarmente sono questi alberi, le fronde, scusate, le fronde, i rami di questi alberi, che ricordano un po' quello che adesso si trova nell'arte più contemporanea, nello stile naïf, ed era proprio tipicamente fiamminga. Questa modalità di rappresentazione così sinuosa dei rami coperti dalla neve. Neve che tra l'altro risulta particolarmente materica, è un bianco apposto a pennello particolarmente materico, quindi sembra quasi di toccarla, una sensazione tattile. E poi questo cielo plumbeo. Ci sono delle discriminanti nei quadri per riuscire a trovare quello che è un ambito o altro. Ecco, questi cieli si ritrovano nelle rappresentazioni di fiamminghi, vi faremo poi vedere più tardi i confronti. Adesso veniamo al prezzo. 3.800 euro per questa tela, 74,5 per 98 centimetri, 84 per 109 con la cornice. Siamo nel 1600, ambito fiammingo. Un'opera importante, guardate poi quello che è il paesaggio sul fondo. I fiamminghi erano particolarmente conosciuti per la rappresentazione sempre così dettagliata di ogni particolare, addirittura di quelli che vanno in profondità. Tempo fa avevo presentato rame, ecco, Vania, stai pure fermo qua, ecco, fermo lì, che da casa farò vedere una cosa poi. Avevo parlato di un rame attribuito a Simon de Vos, fiammingo,
nel quale appunto con la telecamera, andando a filmare da vicino, si vedevano dei dettagli sulle figure in lontananza che a occhio nudo, così guardando di persona l'opera, sfuggivano. Questa è la capacità dei fiamminghi. Guardate adesso com'è dettagliato, guardate i rami di questi alberi fatti sullo sfondo, le rocce, le minute pennellate che definiscono le sfumature della neve sulla montagna. E vi giuro che io stavo guardando l'opera, insomma, stavo commentando così con l'opera davanti, poi mi sono girato, ho guardato lo schermo ed effettivamente scopri, ovviamente lo schermo ha ampio e più grande, una sorta di lente di ingrandimento, ecco, noti altre sfumature, altri particolari che occhio nudo veramente spariscono. Questa è la capacità dei fiamminghi, una pittura anche caratterizzata da pennellate sottili e fine. Guarda anche come ha rappresentato la neve in questa parte, o la neve che è caduta sulle foglie dei cespugli, degli alberi, delle rocce. È un dipinto veramente interessante, a 3.800 euro. Ecco, adesso Vania, iniziamo a vedere altre opere. Poi chi fosse interessato, Carlotta dalla regia darà tutte le informazioni necessarie. Ecco Vania, seguimi, andiamo dall'altra parte dello studio. E vediamo questa Maddalena penitente di Pier Francesco Gianoli. Opera caratterizzata da un intenso pathos nel viso, nell'espressione, nei colori che accompagnano un sentimento, perché anche questa è la capacità di un pittore, quella di saper accompagnare allo spirito, all'animo del dipinto, alla sensazione che deve dare il dipinto, i colori. Perché alcuni colori, i colori si accordano con le emozioni. Ecco, Vania entra pure dentro quest'opera e vi faremo vedere anche quelle che è la perizia del professor Alberto Crispo, che ha appunto riconosciuto l'opera e l'ha attribuita al grande maestro Pier Francesco Gianoli. Adesso tra poco dalla regia manderemo anche quelli che sono i riferimenti. Io volevo farvi vedere adesso la perizia, che ovviamente verrà consegnata poi in originale. Ecco, questo è il testo. Io sto fermo, forse devo raddrizzarlo un po'. Dimmi tu, Vania. Con i confronti che chiederò tra poco dalla regia. Confronti stringenti che hanno permesso l'attribuzione di questa grandissima ed importante opera. Pier Francesco Gianoli nasce nel 1624 e muore a Varallo Sesia, dove lavora per un periodo, nel 1690. Nonostante appunto si è probabilmente anche recato a Roma per un periodo di formazione, dato che il suo nome compare nei registri dell'Accademia di San Luca. E allora, nelle sue opere vediamo poi un debito nei confronti delle opere di Tanzio da Varallo, da cui discendono queste forme così dilatate, lo stampo manierista, la luce, e poi la figurazione del 600 piemontese, di cui lui si farà poi principale portatore. Vediamo adesso dalla regia, forse abbiamo, Carlotta, abbiamo alcuni confronti, se non sbaglio proprio quelli citati nella perizia. Ti prego, se vuoi far vedere, così poi dopo. Sì, allora abbiamo come primo confronto
Il Cristo e il centurione apparso sul mercato antiquario. Poi segue questo bellissimo santo in preghiera, anche questo apparso sul mercato antiquario internazionale. Ecco Carlotta, fermati, vorrei proprio far vedere come mai sono stati citati questi confronti. Per favore, se puoi mettere i due quadri nella stessa schermata, vorrei farvi vedere quella che Vania stringe sulle mani della Santa. Ecco, guardate. Adesso vedremo i tre confronti e arriviamo un secondo a... questo anche vi faccio vedere come si fa la storia dell'arte, ecco. Qual è il lavoro di un critico, di uno studioso, di uno storico e quali sono appunto quelle discriminanti che permettono anche l'attribuzione di un'opera e di capire appunto le stringenze con un autore piuttosto che un altro. Ecco, guardate la posizione delle mani di questo santo, che sono particolarmente vicine a quelle della nostra Maddalena. Questa è un'opera passata sul mercato svizzero alcuni anni fa. Ecco, l'intreccio delle mani sono del tutto simili a quelle delineate nella figura del santo, per non parlare poi dei panneggi. Ecco, noi vediamo i panneggi sono simili a quelli del manto di questo santo. Ovviamente nel nostro i panneggi sono lasciati cadere, scoprendo parzialmente le nudità della santa. Ecco, vedete questa stringenza. Se, Carlotta, se vuoi fare vedere adesso gli altri, così pian piano li analizziamo tutti. Ecco, questo invece, Cristo il centurione di Cafarnao. Vedete in questo senso il volto del Cristo, le forme, le fisionomie sono queste, sono simili. È proprio una delle cifre stilistiche, di Pier Francesco Gianoli, che si notano praticamente nei personaggi centrali di tutte le sue opere. Stesso scorcio sfuggente, la prospettiva, sembrano quasi opere dotate di una dinamicità, perché vengono fatti degli scorci quasi mobili, particolari, diversi dalla staticità di alcune composizioni. Vediamo ancora l'ultimo confronto. Ecco, si vede un po' poco, ma quello che c'entra, quello che dobbiamo vedere è il viso della santa. Togli, Carlotta, per favore, togli un secondo la sovrapposizione delle due immagini, poi la rimettiamo. Ecco, guardate, concentratevi su quello che è il viso della santa, con il particolare taglio obliquo, le palpebre abbassate, il naso marcato. Ecco, adesso rimettiamo la nostra. Ecco, vedete la similitudine tra i due volti. Anzi, mi verrebbe da dire, Vania, che questo viso è riuscito ancora meglio di quello delle opere che vi abbiamo fatto vedere. Proprio perché, cosa che dicevo già per l'arte contemporanea, non tutte le opere di un artista, proprio perché sono belle. C'è l'opera più riuscita e l'opera meno riuscita, tanto più con l'arte antica, in quanto era più soggetta a quella che era la mano del pittore, alla calligrafia, al tratto, che è incredibilmente variabile a seconda di un periodo piuttosto che un altro, soggetto alle influenze, esterne allo stato d'animo, quindi una pittura figurativa ovviamente avrà più caratteristiche, più differenze da un periodo all'altro nella vita dello stesso pittore. Ecco, questo è uno dei capolavori a livello di iconografia, a livello di viso, a livello di espressione. Guardate le ciglia, guardate il naso, le ombreggiature sul naso, i colpi di luce, un'eleganza, le labbra poi. Signore, è veramente raro trovare un ritratto dell'epoca così sensuale, così bello. Ecco, le ciglia sono qualcosa di incredibilmente realistico. Ma poi non è questo che deve il realismo che deve colpire
il collezionista o altro, la verosimiglianza, che è uno dei criteri più discussi nella storia dell'arte del periodo, dell'epoca. Ma quello che è anche le sfumature dei capelli, guardate, osservatele, ma appunto la bellezza in questo caso, le sfumature, il senso emotivo che pervade l'intera composizione. L'opera è accompagnata dal certificato del professor Alberto Crispo. Adesso vi dirò le dimensioni e il prezzo di quest'opera. Maddalena Penitente 92,5 x 122, 105 x 136, a 7.000 euro. La Maddalena è rappresentata all'interno, vicino all'uscita della sua grotta, dove si era recata alla fine della sua vita, anche se morta particolarmente giovane, per espiare, appunto, meditare ed espiare i propri peccati. Verrà poi, in un secondo momento, quando la leggenda cambia, rappresentata in un paesaggio alpino. Abbiamo avuto alcuni esempi, come anche la Maddalena del Furini, che andrà in Svizzera. È stata acquistata alcune settimane fa, 2 settimane fa circa, andrà in Svizzera. Per questo, quando vi parlo anche dei certificati di libera esportazione, ecco, questo è uno di quegli esempi in cui il certificato è servito, ecco. Quindi quest'opera è anche corredata di questo certificato, che ne assicura anche l'attribuzione e tutta la veridicità dell'opera, che noi di Ars Antiqua, insomma, cerchiamo di conferire ad ogni singolo lavoro, con la nostra esperienza, i nostri studi. Siamo una delle poche gallerie in cui tutti noi, insomma, abbiamo avuto un percorso di studi mirato nella storia dell'arte. Ma non solo per questo, poi ci affidiamo anche a quelli che sono i professori di riferimento per le perizie nei vari ambiti. Insomma, è una realtà che si avvale delle collaborazioni in tutta Italia e a livello anche internazionale, in quanto poi a volte per i fiamminghi ci si affida anche a maestri direttamente dalla Francia o dalle Fiandre. Quindi cerchiamo con la massima serietà, la massima preparazione e competenza, di offrirvi quelle che sono opere certe e sicure sul mercato, e poi a prezzi che sono veramente vantaggiosi. Vi ricordo poi che tutte le opere possono essere dilazionate fino ai 5.000 euro. Abbiamo una dilazione a tasso zero. Ars Antiqua paga per voi il tasso di interesse, e sotto, appunto, al di sopra di 5.000 abbiamo poi diverse possibilità, con acquisti agevolati, con tassi agevolati, dilazioni, che discuteremo con voi. Insomma, crediamo, come dico sempre, nella democraticità dell'arte, cerchiamo di rendere l'arte avvicinabile a tutti. Ecco. Vania, per favore, fai vedere un'ultima volta questa Maddalena, poi passeremo a vedere altre opere questa sera. Bene, 7.000 euro per questa opera, corredata di certificato di autenticità del professor Crispo, accompagnata dal certificato di libera esportazione. Ecco, adesso possiamo passare a vicino alla nostra battaglia. Ecco, siamo qua, rimaniamo in zona. Abbiamo già avuto alcune richieste. Sì, Carlotta, va bene? Allora, per la battaglia, il numero 8. Siamo in ambito napoletano, XVII e XVIII secolo. Olio su tela 32 per 49 e mezzo. Una scena di battaglia, una scena campale, quella che vediamo al numero 8,
a 3.500 euro, 32 per 49 e mezzo, scontro tra cavalieri. Come vi ho detto, siamo nell'ambito napoletano, Marzio Masturzo, Francesco Graziani, Agnello Falcone, Salvatore Rosa, Jacques Courtois, detto il Borgognone, come meglio conosciuto. Vediamo allora quello che è. Ecco, le battaglie solitamente sono più grandi. Questi sono dei gioiellini che racchiudono, tuttavia, nella loro dimensione più raccolta, tutto l'esito dello scontro della battaglia, l'agitazione, il tumulto. E vediamo quindi questo cavallo lanciato al galoppo. La battaglia si sta svolgendo nelle retrovie, dove il fumo sale verso il cielo, coprendo in parte quello che è la rocca alle spalle. Vediamo una bandiera che vola dell'esercito. Da questo lato vediamo le spade, le armi che si alzano sullo sfondo e un primo piano, in questo caso sgombro, dominato solamente da alcune rocce e da quello che sembra una bandiera abbandonata sul suolo. E ritorna solamente il riflesso della luce sulle armature. Gli sguardi che si incrociano dei due soldati e una pittura poi di getto. Su questo cielo, particolarmente sgombro da nuvole da questa parte, perché è la battaglia a dare quella sensazione. Allora, vi è quasi un controsenso che è proprio tipico della pittura napoletana con questi cieli chiari, azzurri, che contrastano con quelli che sono invece i fumi che salgono dalle retrovie, i fumi degli spari, dei cannoni, dalla concitazione della battaglia. I telefoni stanno suonando, poi Carlotta vi darà tutte le informazioni. Siamo Napoli, vi ripeto, a cavallo tra il XVII e il XVIII secolo, 3.500 euro per questa battaglia. Quindi i telefoni stanno suonando. Allora, partirei adesso, abbiamo altre richieste e andrei a parlare del nostro reparto ottocentesco. Sì, attendiamo un attimo, poi faremo vedere più tardi anche questa Madonna. Voglio tenerla per un secondo momento, per cui so che ci sono delle telefonate, ma vorrei attendere ancora un minuto a presentarlo. Ecco il nostro sipario che tra poco apriremo, anticiperemo un poco oggi l'apertura del nostro sipario. Quindi state con noi, perché a momenti, insomma, sveleremo quella che è l'opera nascosta, un grande maestro, ma abbiate pazienza, tra poco sveleremo tutto l'arcano. Allora, vediamo adesso il dipinto. Covagna, puoi continuare e seguirmi in questo viaggio. Allora, forse conviene togliere questo allora. Giuseppe Magni, Pistoia 1869, Firenze 1956. Pomeriggio musicale. Pensate, artista che diventa allievo nell'Accademia Fiorentina addirittura di Giovanni Fattori. La sua pittura, infatti, racconta dei soggetti di vita contemporanea, la vita contadina del tempo, gli interni, che proprio in questo periodo dell'Ottocento diventa motivo di rappresentazione per la maggior parte di questi artisti. Ma quello su cui voglio farvi concentrare è la luce. Giuseppe Magni è famoso, è conosciuto ed è uno dei grandi maestri in grado di rendere la luce con questa maestria.
Guardate i colori, sono colori particolarmente complementari. Abbiamo dei rossi, dei blu, dei gialli, dei verdi, quindi colori semplici che tra di loro si combinano alla perfezione, creando, vivacizzando il quadro, poiché solitamente gli ambienti, quelli poveri, rappresentati dal Magni e dagli altri artisti del naturalismo toscano, rappresentano ovvero degli interni che sono giocati su tonalità scure, marroni, terre, siene, bruni van Dyck. Ecco, cosa utilizza questo artista per far risaltare le proprie figure? Dei colori complementari, dei colori semplici, gli elementari, ecco, i colori primari, che poi gioca su varie tonalità di luce per rendere particolarmente vivida ed emotiva la rappresentazione. Ma io adesso vorrei farvi entrare all'interno di questa opera con le parole del nostro Giuliano. Signori, fate del vostro meglio per ascoltarmi. E giacché è così, io vi canterò allegramente e con tutta la mia vena una canzone che vi metterà, se non mi inganno, di buon umore. Lasciamo dunque ogni argomento serio quest'oggi e state a sentire la mia canzone in un accordo di semplice melodia e brillanti colori. Starà allora forse alla musica tentare di distogliere i nostri pensieri e con un poco di impertinenza spingerci alla leggera risata. Ecco. Opera, grazie a Giuliano per le sue parole, questa interpretazione, grande attore di teatro, lo ringraziamo, è colui anche che dà voce al nostro sipario. Ecco, opera importante, abbiamo quella che è la vita contadina del tempo e forse quella che è anche l'occupazione della famiglia. Vediamo questa cesta rovesciata, con dell'erba, quindi probabilmente erano dei contadini che avevano degli animali per avere delle ceste di vini intrecciate. Vediamo poi la pietas popolare del tempo. Guardate qui in alto, una Madonna con il lumino di sotto. Quindi una Vergine assunta, adesso non so se si vede, c'è un po' di riflesso forse in questa immagine, ma una Vergine assunta. Tra l'altro anche una corona di fiori attorno sul lato basso e ci collega poi a quella Madonna del Cinquecento fiamminga di cui tra poco andremo a parlare. E viene rappresentata la vita intima dei contadini, un momento meritato, di meritato riposo dal lavoro, in cui il padre canta per le figlie, divertendole. Così vediamo l'anziana madre sullo sfondo che arriva con quello che è, sembra del pane, una tavola imbandita, i piatti sono messi sovrapposti a indicare che il pranzo è da poco terminato e quindi vediamo questo padre che rallegra le giovani figlie con uno stornello, qualcosa di simpatico in quanto le due stanno ridendo, guardate il sorriso dell'anziana madre e probabilmente sta canzonando qualche avventura amorosa di questa figlia che si nasconde ridendo dietro il suo ventaglio. Ecco, il bello delle opere di questo periodo dell'Ottocento, della fine dell'Ottocento, è proprio il realismo e la lettura dei sentimenti che si evince nelle rappresentazioni. Se i dipinti dei secoli precedenti danno un'emozione, ma è più che altro legata al singolo episodio, ecco, nell'Ottocento poi i vari personaggi iniziano a interagire fra di loro, dando poi appunto con le proprie espressioni
una lettura diversa. È così che un quadro dell'Ottocento dà diversi spunti di lettura. E così abbiamo questa persona, che questa ragazza che sta ridendo, probabilmente presa in giro dagli stornelli del padre, le altre che stanno interagendo con lui, quasi parlando, il sorriso, guardate la bocca aperta, che sta quasi nell'atto di cantare. Guardate poi, ricordo, il sorriso della madre in penombra, la capacità di rendere poi le varie luci. Prima vi ho parlato appositamente delle luci di Giuseppe Magni, perché è in grado di rendere le ombreggiature, i chiaroscuri, le luci, con una perizia ineguagliabile. 55,5 per 79 la tela, le dimensioni della tela, con cornice 86 per 109, firmato in basso a destra, Giuseppe Magni, Firenze, a 10.000 euro. Per vedere la firma, Giuseppe Magni, Firenze, guardate il pavimento, guardate la paglia quasi sfondata di questa sedia, indice proprio che era una famiglia contadina, ma comunque all'interno di un'abitazione, di una casa, con un vestiario piuttosto dignitoso. Si andrà poi avanti col tempo e verranno rappresentate poi alcune, cioè la vera povertà, ma qui siamo ancora in quel periodo in cui l'Ottocento, la vita contadina, è sinonimo di spensieratezza, sinonimo di lavoro, ma anche di godimento dei semplici piaceri della vita. Adesso vediamo dalla regia alcune altre opere di Giuseppe Magni, che tra l'altro era già conosciuto all'epoca su tutto il mercato internazionale. Pensate che le sue opere si trovano ora sparse tra Italia, Inghilterra, Svizzera, America, Australia, Siam, dove addirittura il re del Siam aveva commissionato alcune opere. Ecco, un artista del genere, che tra l'altro poi è anche musealizzato, come lo diciamo sempre, addirittura il re d'Italia nel 1911 acquistò un suo quadro a Firenze. Lui stesso poi divenne maestro, ebbe la cattedra di disegno all'Accademia delle Belle Arti di Firenze. Stiamo parlando di uno degli artisti principali, lo trovate ovunque, addirittura in Fototeca Zeri, lo trovate sui siti di storia dell'arte, andate a vedere, cercate su internet e vedete la bellezza dei suoi lavori. Carlotta, possiamo mandare alcune opere dalla regia? Ti ringrazio, se vuoi puoi anche un attimino dire la loro collocazione e cosa si riferiscono. Grazie. Allora, per quanto riguarda il primo confronto, il titolo del dipinto è Bolle di sapone. Come potete vedere, molto vicino alla scena che Dario vi ha presentato poco prima, in collezione privata. Abbiamo poi questo bellissimo dipinto dal titolo Il bacio, che teneramente ritrae la mamma con il proprio bambino, con la culla appunto di fianco, e vediamo sempre come Magni è stato capace di rappresentare questi interni domestici, dando quest'aurea così quotidiana a tutti i suoi dipinti. Vediamo poi La famiglia felice, anche questo apparso sul mercato, anche questo vicino al dipinto qui presentato. Vediamo appunto sempre le donne intente in questi lavori domestici o a giocare con i propri bambini. Successivamente questo apparso sul mercato, anche questa tela dal titolo L'arancia, che gioca appunto sul frutto che la mamma dona al piccolo neonato. Infine, La mamma e il bambino, che richiama un po' il bacio che vi ho fatto vedere prima, per la tenerezza con cui l'artista, con cui Magni, raffigura la madre e la maternità. Bene, grazie Carlotta, possiamo ritornare in studio. Vi abbiamo fatto vedere quelle che erano le
le principali opere, possiamo tornare in studio, grazie, quelle che erano le principali opere di questo grande maestro musealizzato che voi trovate ovunque sui libri di storia dell'arte e che Ars Antiqua vi propone a 10.000 euro. Opere di questo artista, pensate, lo so che non è bello mai parlare di mercato, mercificare l'arte, eppure voi vedete che battute di questo artista hanno fatto più di 15.000 euro. E allora, Ars Antiqua vi propone, come sempre, al meglio della qualità, con tutta la certezza delle attribuzioni, degli studi, degli artisti, la veridicità delle nostre parole, delle opere stesse, perché noi le studiamo, siamo noi che... Poi, per carità, siete liberi di andare a prendere anche al mercatino e, insomma, di fare voi questo lavoro, ma è proprio il nostro compito quello di studiare le opere, certificarne l'autenticità, la garanzia, perché questo è il lavoro di una galleria d'arte e di uno studioso, la certificazione, la certezza. Quindi Ars Antiqua porta nelle vostre case solamente opere autentiche, certificate, riconosciute anche dal Ministero dei Beni Culturali e cerca poi, cerchiamo sempre per quanto possibile di instaurare un rapporto che diventa poi anche di amicizia con i singoli collezionisti. Cerchiamo di seguirvi nella costituzione della vostra collezione o se non nella collezione, nel seguire quello che è il vostro piacere. Vediamo, ringrazio anche in questo il mio amico Giovanni che è venuto a trovarmi anche poco tempo fa e lui stesso, insomma, abbiamo discusso su cosa poteva prendere o non poteva prendere, si cerca di capire qual è il gusto, dando poi un aiuto in questo, proprio perché l'arte è un piacere, non è un obbligo, è un piacere. Quindi certe opere, anziché altre, comportano un maggiore esborso economico, questo è indubbio, ma cerchiamo pur sempre di fornirvi i mezzi, le modalità e venirvi incontro per affrontare qualsiasi acquisto. Come sapete, Ars Antiqua propone opere con le trasmissioni che ripartiranno poi da marzo, dal giovedì sera, propone opere per far avvicinare i giovani collezionisti, quindi delle opere che arrivano fino ai 3.000 euro e poi vi sono i giovedì degli Old Masters con grandi opere in cui abbiamo presentato anche il canaletto. Ecco, cerchiamo di rivolgerci per quanto possibile alla maggior parte dei collezionisti, cercando di avvicinarvi e darvi a tutti la possibilità di acquistare un oggetto d'arte, un oggetto di bellezza oggettiva, non soggettiva. Poi un quadro può piacere o non piacere, ma quello che Ars Antiqua vi propone è arte con la maiuscola, i grandi maestri, quelli che voi trovate nei musei. Ecco, cerchiamo di darvi questa possibilità. A fianco vi presento ancora un'ultima opera, poi una panoramica di Carlotta e andremo a parlare di altre opere che hanno intanto richiesto al telefono. Al numero 18, Vania, prego. Ramon Tusque Mignon, Barcellona 1837, Roma 1904, interno della Basilica di San Marco a Venezia. Raffigura quest'opera l'interno della Basilica vista dal transetto della navata laterale di sinistra. Ecco, per chi conosce particolarmente bene la Basilica di San Marco, siamo stati il giovedì io e l'architetto Francesco a Venezia, a Cannaregio per la precisione, a consegnare un'importante opera che è ritornata, pensate, ha fatto il giro del globo, quest'opera è ritornata a Venezia proprio perché il suo artista era veneziano, l'artista di quest'opera era veneziano, le nozze di Cana, insomma adesso non svegliamo tutto, un'importantissima opera che abbiamo consegnato io e l'architetto appeso in questo stupendo palazzo, la cui origine era del 1300 e poi la versione che abbiamo visto noi era del 1600. E, diciamo, è stata una bella esperienza,
opera incredibile che abbiamo posto, magari vi manderemo poi anche delle immagini, delle foto. Questo Ars Antiquo, diciamo, si occupa di tutto, dalla A alla Z, dal cercare l'opera sul mercato, dai privati, studiarla, proporvela, portarvela a casa e appendervela a parete. Ecco, più di questo non possiamo fare. Bene, vediamo quest'opera e, come vi ho raccontato poco fa, rappresenta, vi è una simpatica storia, ovvero si riconosce l'immagine della Madonna dello Schioppo, così veniva detta, sul pilastro angolare del transetto, questo qua. Si vede, adesso io non so se cosa si riesca a vedere. Allora, vedete, ecco, la statua della Madonna, vedete quella, quell'asta più scura a destra. Dario, scusa se ti interrompo, ma ha chiamato il signor Costanzo di Piombino, che vorrebbe avere più informazioni sulla scultura di Bazzaro. Quella raffigurante il cammello. Ok, allora, passiamo tra poco, dunque, vediamo. Vania, interrompiamo, andiamo al nostro angolo orientalista e vediamo, scusatevi, sono passato davanti alla telecamera, cosa che non va mai fatta, ma ecco, vedete, Ernesto Bazzaro. Nasce a Milano nel 1859, si iscrive all'Accademia di Belle Arti di Brera e segue i corsi di Gaetano Previati, tanto per darvi un nome di un grandissimo artista che ha concorso alla formazione di Bazzaro. È stato Bazzaro, uno degli scultori lombardi più importanti della fine del XIX secolo. Questo è quello che vi stavo dicendo poco fa. E vediamo qui quasi una tecnica vicina all'impressionismo. Pensate poi che un altro grande nome della bronzistica del cavallo tra 8 e 900 era Paolo Trubetskoi, che è stato allievo proprio di Bazzaro. In questo caso noi vediamo un cammello con la sua portantina, una sorta di sella che era in uso sulle comunità, presso le comunità beduine dell'epoca. Ecco, Vania, un secondo, sali un secondo e fai vedere la stessa slitta sella su questi cammelli. Ecco, gli tolgo il dito. Ok? Torna giù. Vediamo l'intensa resa psicologica di questa scultura, che io adesso cercherò di leggermente con la base di spostare. Vediamo questa donna, questa giovane donna beduina, che allatta al seno il bambino. Quindi una cosa piuttosto insolita, venivano rappresentate poi nell'ambito orientalista un altro tipo di femminilità più provocante, come vedremo tra poco nel capolavoro che abbiamo qua vicino. Ebbene, Bazzaro decide di rappresentare una scena di maternità, ambientata però, secondo il gusto dell'epoca, in un ambito che è quello appunto orientale, su un cammello, quindi una scena particolare. Vediamo il modellato vibrante, l'andamento quasi da bozzetto della composizione. Ecco, se vuoi, un collegamento storico sull'evoluzione dell'arte, della scultura. Sapete voi che Lucio Fontana è nato come ceramista, figurativo, come scultore di ceramica. Prima figurativa, man mano poi diventato sempre più simile a questo tipo, quindi con questi ampi tocchi di dita sulla ceramica, quasi resa irriconoscibile, un andamento bozzettistico come questo. Ecco, questa è la storia dell'arte che si evolve. Noi abbiamo già avuto, ad esempio con Bazzaro, questo tipo di modellato che viene poi rielaborato ed espresso da Fontana nella ceramica ai massimi livelli, con altre figurazioni. Certo, c'è poi stata un'evoluzione nel frattempo che adesso non stiamo a dire a dilungarci,
Però era questo per farvi appunto un collegamento sull'evoluzione della scultura in questi anni, dalla fine dell'Ottocento fino poi ai vari grandi maestri. Buonasera, abbiamo avuto dei problemi tecnici, quindi anticipiamo un attimo la panoramica, così intanto facciamo vedere ai nostri telespettatori tutte le nostre opere poco prima del sipario, che suscita sempre una grande attesa nei nostri collezionisti, così poi rientrerà il nostro Dario. Allora, al numero 1, partiamo da qui, no? Se sei già qui, Vania, vuoi partire da qui? Ok, allora partiamo dal numero 1. Scusate, ma è la prima volta che faccio questa panoramica, quindi abbiamo anche in questo caso degli inconvenienti tecnici. Allora. Grazie Carlotta, adesso puoi partire con la panoramica, abbiamo sostituito i microfoni. Prego, adesso dai, anticipiamo la panoramica, possiamo farla ora, prego. Ok, grazie mille Dario. Allora, al numero 1 abbiamo, come Dario vi ha presentato all'inizio, questo dipinto raffigurante il perdono di San Francesco da Federico Barocci. Siamo nel 500, è un olio su tela, misure come vedete appunto abbastanza contenute, quindi la sola tela misura 56 di altezza per 34 di larghezza e la richiesta economica è di 3.800 euro. Accanto abbiamo invece questo dipinto raffigurante Sant'Antonio Abate, su cui Dario prima si è dilungato e quindi le specifiche potete richiederle direttamente a lui chiamando in trasmissione. È anche questo un olio su tela, le dimensioni, giusto per avere appunto una precisazione, sono 74,5 x 98 cm. E la richiesta economica è uguale a quella del numero 1, quindi 3.800 euro. Al numero 3 invece questa piccola natività della bottega dei Bassano, che misura 63 x 71 cm con la cornice 71 x 59,5 e la richiesta economica è di 3.600 euro. Andiamo pure nell'angolo. Questo bellissimo olio su rame di scuola emiliana del 600 raffigurante la Sacra Famiglia, dimensioni molto contenute come tipico dei rami, 23 x 17,5 e la richiesta è di 2.600 euro. Sotto invece vi è questa cera policroma raffigurante il compianto di Cristo, come potete osservare i dettagli sono veramente raffinati e minuti, fin appunto nei minimi particolari del corpo tenuto dalla Madonna e dalle Marie, una cera dipinta, come dicevo, le dimensioni entro questa teca sono 51 x 65, la profondità è di 18 cm. E la richiesta economica è di 4.800 euro. Ci spostiamo ora al numero 5, questa è un'altra natività che quindi richiama un po' quella del numero 3 che abbiamo visto prima dei Bassano, questa invece è opera del pittore cremonese Luca Cattapane, vissuto tra il 1597 e il 1620, operante diciamo tra questi due estremi cronologici. Anche questo un olio su tela,
Le dimensioni qui invece sono abbastanza importanti, un 110x90 con la sola tela, 129x101 invece con questa cornice dorata. E la richiesta economica è di 6.000 euro. Vediamo invece tra queste due tele la Madonna con bambino in terracotta policroma di area emiliana del 700, l'altezza entro queste edicole è di 35 cm, mentre la profondità di 22 e la richiesta economica è 6.000 euro. Accanto abbiamo sempre una Madonna con bambino, quindi un soggetto che caratterizza un po' questa parete, in marmo di Carrara, di 62 cm di altezza, per cui la richiesta è di 4.500 euro. Abbiamo poi al numero 6 il matrimonio mistico di Santa Caterina, quindi oltre alla Madonna col bambino c'è l'aggiunta della Santa che riceve appunto in dono l'anello dello sposalizio mistico dal piccolo bambino Gesù. Le dimensioni sono di 85,5 x 56,5 con la sola tela e la richiesta economica è di 4.600 euro. Ci spostiamo ancora una volta nell'angolo, sempre di scuola emiliana, vicino a Lorenzo Pasinelli, il Cristo con la Samaritana al pozzo, anche questo dipinto. Pasinelli, eh? Ah sì, Dario mi dice Pasinelli, scusate il disguido. I centimetri 31,5 x 44 e la richiesta è di 2.800 euro. Al numero 8 abbiamo la battaglia di cui Dario vi ha parlato prima, lo scontro fra cavalieri, una tela, dimensioni 32x49,5 e 43x61 con la cornice, per cui la richiesta è di 3.500 euro. Abbiamo poi la bellissima Maddalena di Pier Francesco Gianoli con la perizia del professor Alberto Crispo, un olio su tela, la Maddalena penitente, per cui la richiesta è di 7.000 euro. Le dimensioni sono invece 92,5 x 122. Al numero 10 ci spostiamo poco prima di svelare appunto il sipario e abbiamo la Madonna con bambino entro questa ghirlanda floreale che richiama un po' quella natura morta che vi faremo vedere dopo al numero 11. Di Philippe de Marlier, pittore di Anversa, vissuto a cavallo fra il 500 e il 600, è un olio su tavola questo, di dimensioni 59x49 della sola tavola, per cui la richiesta è di 3.400 euro. Ci spostiamo poi oltre il sipario, per cui tra poco verrà svelato, con la natura morta con vaso di fiori, collocabile alla metà del 600, di dimensioni 92,5 x 67, per cui la richiesta è di 3.800 euro. Accanto al numero 12, nella prima metà del 700, queste due bellissime scenette galanti, due olio su tela di dimensioni 32x23, per cui la richiesta è 6.500 euro. In mezzo il bellissimo capriccio architettonico con le figure in primo piano di ambito di Gaetano Vetturali, questo pittore lucchese vissuto nel XVIII secolo, dimensioni 62,5 x 92 e la richiesta è 6.800 euro. Ci spostiamo poi ancora nell'angolo con la sezione orientalista, di cui poi Dario continuerà a parlare più tardi. Pittore del XIX secolo, al numero 13, con la carovana araba, un olio su tela, 39,5 x 66,5, la richiesta 2.800 euro. Sotto il bronzo, raffigurante la donna araba che allatta il suo bambino sul dorso di questo cammello di Ernesto Bazzaro,
firmato alla base 4.800 euro. Seguono poi le due veneri, la Venere italica in marmo di 67 cm di altezza, la cui richiesta è 2.800 euro, e a lato dell'orientalista l'altra Venere con anfora, per cui la richiesta invece è 2.400 euro, è poco più bassa della precedente, 54 cm di altezza. Al centro invece al numero 16, scusate, 15, questo pittore orientalista che raffigura queste terme con le donne appunto che chiacchierano tra di loro, ho un olio su tela 53x80, la richiesta 3.400 euro. Al numero 16, la scena in città araba, firmato da questo pittore francese Auguste Alexander Hirsch, un olio su tela 65x52 cm, con la cornice invece poco più grande, 83,5x70. Poi passiamo all'ultima parete, quindi il numero 18, l'interno della Basilica di San Marco, come si può osservare dalle pitture che si osservano sullo sfondo della navata centrale. Anche questo un olio su tela, 86,5x69, la richiesta 3.900 euro. Al numero 19 il dipinto di Giuseppe Magni, di cui poi torneremo a parlare perché ha destato grande interesse, il pomeriggio musicale, un olio su tela, 55,5x79, firmato Giuseppe Magni, Firenze, quindi un pittore appunto toscano, vissuto tra il 1869 e il 1956. La richiesta, se non vi è stata data in precedenza, 10.000 euro. Al numero 20, e quindi abbiamo concluso la nostra panoramica, la scena galante, opera di Leonardo Gasser, anch'esso autore toscano vissuto a cavallo tra i due secoli. Le misure 56,5x41,5, anch'essa tela firmata, in basso a destra Leonardo Gasser, la richiesta 6.000 euro. Bene, grazie Carlotta, veniamo proprio in questo ambito, proprio perché in questo angolo, in quanto devo ancora... Eccolo, avevamo spento il microfono. Grazie Carlotta. Prego. Bene, andiamo, ci rivedremo tra poco per un'altra panoramica. Ti ringrazio per, insomma, aver approfondito ogni singola opera di questa sera. Quindi ci vediamo tra poco per il confronto e a poco poi anche per svelare il nostro sipario. Speriamo dopo un po' più sciolta nella panoramica, perché va bene. Sei entrata un po' di colpo, abbiamo avuto qualche problema col microfono, quindi dovuta gettata sul palco. Grazie Carlotta, a dopo. Prego, a dopo. Allora, bene, c'è stato interesse e chiamate su questa opera di Bazzaro. Ci terrei a dire una cosa, che ci sono veramente moltissime versioni sul mercato di questa scultura senza il basamento. Questa saranno 3-4 di dimensioni diverse, perché sono bronzi unici, bronzi a cera persa, e una dei pochissimi esemplari che presenta questo basamento. Quindi questo, giusto per rispondere al collezionista di prima, eravamo al telefono, che ha già delle opere di Bazzaro, ecco. Questa non è una delle solite opere che si trovano sul mercato, vedete, sulle aste ce ne sono, andate, le prendete, le pagate quello che le pagate, ma questa è l'offerta di Ars Antiqua, ovvero delle opere che non sono dozzinali che trovate sul mercato, ma è un'opera, una dei pochi esemplari con questo basamento, direttamente poi a cera persa, dallo studio di Bazzaro. Allora io adesso voglio farvi vedere da questa parte il titolo, Madre Araba,
ovviamente inciso a mano, non fa parte della fusione questo, è stato inciso a mano, così come ecco, anche il suo peso. Vania, tu non credo che si possa, da questa parte c'è la firma sul retro. Adesso io non voglio, vorrei evitare di creare disastri, vabbè, lo facciamo e rischiamo. Ce la fai? E la firma da questo lato. La rimetto al suo posto. È una delle poche opere, dei pochi esemplari con questo basamento. Per cui tu, se sei collezionista di bazzaro, di bronzi particolari, ecco, questa è un'opera che è unica nel suo genere. Ripeto, rispondo proprio al collezionista che poco fa mi ha chiamato, con cui abbiamo scambiato alcune opinioni. Sì, è una cera persa, bronzo cera persa, la firma, il titolo incisi a mano, basamento introvabile. Quindi questa è una delle versioni, anche per il formato, perché spesso poi si trovano dei formati ridotti di questa. Questo è una delle opere uniche di Bazzaro che voi vedete, andate a vedervi la pubblicazione la trovate appunto, sono 4, 5 o 6, se non di meno. Io vi ho detto questo, proprio ho aumentato giusto perché poi dopo non mi si venga detto, se qualcuno poi la risposta, probabilmente ce ne sono di meno, con questo basamento, interamente scolpito e modellato a mano prima della fusione. 4.800 euro per quest'opera di Bazzaro, unica. Ars Antiqua non vi propone bronzi dozzinali, fusioni successive e quant'altro. Questa firmata con basamento unico. Bene, ci stiamo avvicinando al... Bene, se abbiamo dalla regia, dovremmo avere anche un riferimento. Prego, Carlotta. Ecco, si tratta di un bronzo, come vedete, analogo a quello presentato, che si trova in collezione Repossi a Brescia. E il basamento, come vi diceva Dario, non è identico. Esatto, proprio questo. Ci sono dei basamenti molto semplici, ma questo tipo di basamento, ovviamente più elaborato, che riprende poi nella parte alta il suolo del deserto, il suolo sabbioso, ecco, è unica in questo genere. Questo per discutere, per farvi vedere la particolarità e l'unicità delle opere che vi proponiamo. Ad un prezzo competitivo per un'opera di questo genere, proprio caratterizzata da unicità, innanzitutto delle dimensioni. Adesso vediamo, ve le dico anche per rispondere all'amico che ha poco fa telefonato da casa. Abbiamo un'altezza di 65 centimetri, 65 per 70 per 39 di basamento. 65, 70, 39. 4.800 euro, Ernesto Bazzaro. Ecco, più che dirvi questo, ecco, questo già dovrebbe instillare nei collezionisti di statuaria il tarlo dell'acquisto, dell'averla in collezione. Proprio perché appunto nei bronzi specialmente bisogna vedere l'edizione, bisogna vedere se è uscito direttamente dall'artista, se è stato fuso dopo, se è unico, se è numerato, se... Ecco, questo è un esemplare unico, con questo basamento, proprio perché è una delle prime versioni che l'artista ha realizzato ed è stata anche uno dei lavori, una delle iconografie che più ha avuto successo di Ernesto Bazzaro.
Ecco, adesso direi di passare momentaneamente un'altra opera. Abbiamo delle chiamate. Dimmi Carlotta che cosa dovevamo vedersi. Ok, va bene, allora torna indietro per favore al numero 20. Entriamo nella scena di Leonardo Gasser. Firenze 1831. Questa abbiamo avuto, se non sbaglio, chi era? Non ricordo se era Bruno o Pier Giorgio, che l'altra volta abbiamo discusso sulla cosa fosse l'interno, l'ambiente, la scena rappresentata. E molto probabilmente è l'interno di una fumeria doppio. Sviluppatesi principalmente nella Londra del 1800, proprio perché la Londra di quel periodo era una Londra fortemente, una Gran Bretagna molto coloniale, per cui commerciava, aveva tutte le sue colonie in tutta la zona dell'Arabia, Algeria, Marocco, e importava quindi quelle che erano innanzitutto le abitudini e le bellezze, i vizi orientali. Tra questi vi era anche l'oppio, che si era poi sviluppato e diffuso non solo tra le classi più povere, ma anche tra quelle più abbienti. In maniera diversa, se le classi più povere andavano nelle fumerie d'oppio a fumare dalle pipe i grani di oppio, le classi più abbienti lo prendevano sotto forma di tintura, ovvero il laudano. Abbiamo numerosissimi esempi nella letteratura, da Baudelaire a, se non sbaglio, anche Hemingway, a molti altri che facevano utilizzo del laudano. Ecco, qui abbiamo l'interno arabeggiante di questo di questa fumeria a doppio, in cui una ragazza fa provare all'amica quella che è una pipa. Intanto, in un ambiente caratterizzato da arazzi, quadri, sembra quasi l'atelier di un pittore, una donna in basso, dai costumi arabeggianti, sta suonando della musica, sta accompagnando l'intera scena. Guardate poi il tappeto, ecco qua Pier Giorgio, chiedo a te che cosa può essere quel tappeto, dato che tu sei esperto di tappeti e di questo genere di arte. Leonardo Gasser fu uno dei primi frequentatori assidui del Caffè Michelangelo di Firenze, che era proprio la culla della pittura dei macchiaioli. Quindi si dedicò poi principalmente a ritratti di figura femminile, come in questo caso, anche se era partito prima da opere, quadri di ispirazione letteraria. Tra tutti citiamo ad esempio L'Ofelia, Maria Stuardia, Prigioniera Forteringa, tutte opere di carattere letterario, abbiamo dal Tasso allo Shakespeare, però successivamente mutò, secondo lo stile orientalista del tempo, a dipingere queste donne. Queste donne che spesso erano nell'immaginario collettivo dei collezionisti e dei personaggi dell'epoca un motivo di attrazione, proprio perché vi era tutto attorno all'immaginario, particolar modo anche sbagliato. Proprio tra poco vi racconterò, parlando dell'altra grande opera che presentiamo questa sera, uno scenario un po' distorto di quella che veramente era la realtà, in quanto gli artisti, pur viaggiando in Algeria, in Marocco, in Arabia, in queste zone, non erano comunque ammessi in quanto maschi agli harem, ecco, ma solo le donne. Per cui, insomma, abbiamo delle testimonianze, abbiamo dei libri, delle cose, ma sono solamente testimonianze di donne che hanno potuto vedere di sfuggita questi harem nell'Ottocento. Mai gli uomini, che rappresentavano una visione un po' distorta di questo sottile erotismo che faceva sognare tutto l'Occidente. E questa è una versione leggermente più veritiera, proprio perché si tratta di una fumeria doppio nell'ambientazione di Londra, quindi nella Gran Bretagna, in questa compagine di pittori che, ispirandosi all'arte
orientalista, inizia a mediarla poi portando quelle che erano le abitudini assunte dagli inglesi o comunque dagli occidentali, tratte proprio dai continui e nascenti viaggi verso l'Oriente. Ecco, abbiamo poi la notizia che il Gasser lasciò Firenze verso la fine del 1860. Continuò tuttavia fino al 1892 a inviare le sue opere per le manifestazioni a Torino, Milano e Genova, i vari saloni. Ecco, quindi un pittore che poi ha fatto fortuna all'estero. Abbiamo notizia, è stato in Francia, poi in Inghilterra, e abbiamo notizia di lui fino al 1892. Ecco. Bene, adesso Vania entra in quest'opera, poi faremo il nostro angolo orientalista. Carlotta, dimmi, sento che sei... Sì, mi stai facendo segno, le linee sono occupate. Ecco, cos'è in conferma? Il Bazzaro. Oh, bene, bene, bene. Sapevo che... Prendiamo il nostro... Vania, per favore, seguimi. Sapevo che alla fine quest'opera sarebbe stata colta nella sua complessità, nella sua unicità, per cui ringraziamo il nostro amico Giovanni da Perugia, che ha già preso... Sì, no, è sempre lui, sì, ha già preso numerosi bronzi da noi. Avrei dovuto forse già chiamarti prima per quest'opera, ma i nostri collezionisti sono sempre attenti. Giovanni, prossima settimana l'architetto fa il viaggio dell'intera Italia, la traversa, e quindi ti verrà già recapitata la prossima in visione. Per cui grazie ancora, poi ci sentiamo telefonicamente. Come anche Claudio, che saluto, abbiamo avuto un po' di momenti non fortunati, per cui non siamo mai riusciti a rispondere l'una alle chiamate dell'altra. Stasera poi ti chiamo. E via, intanto spero che tu stia guardando da Torino e sentirò poi le tue impressioni. Poi dopo magari Matteo dalla regia lo spostiamo poi quest'opera e la mettiamo tra i prenotati. Bene, allora Vania, gira dalla parte opposta e andiamo a vedere altre opere di questa sera. Abbiamo numerose telefonate e richieste, adesso piano piano vedremo di soddisfare tutte le richieste. Ecco, allora, al numero 10, finalmente giunto il momento. Ho atteso, perché è una grande opera, voi sapete l'amore del sottoscritto per i fiamminghi. Siamo di fronte ad un'importante opera dell'ambito o bottega di Philippe Desmarliers. Artista nato ad Anversa tra il 1595 e il 1605, è iscritto alle corporazioni di San Luca, la classica Gilda di San Luca, come apprendista nel 1617. Pensate, nel 22-23 era già maestro, quindi molto precoce nella sua carriera, che fu costellata di grandissimi riconoscimenti. Ecco, lui si specializzò in particolar modo proprio nella scena della Sacra Famiglia, o in questo caso della Madonna con Bambino, nella racchiusa nella ghirlanda di fiori. Pergovagna entra in quest'opera. Dal vivo dovete vederla, è stupendo, ma io ve lo dico sempre, cercate di confermare le opere, per vederle. La visione non comporta l'acquisto diretto, la vedete, la confermate. Prendetela, ve la portiamo, Ars Antiqua ve la porta a casa, la vedrete, la visionerete, ripeto. Le donne, i cavalier, l'arme, gli amori, le cortesie, le audaci imprese, io canto.
La comunicazione artistica è un vero tormento, ma tu la renderai piacevole, gradevole, così. Signori, Ars Antiqua ad Artem. Eccoci nel nostro consueto appuntamento del sipario. Abbiamo quest'oggi un'opera importante, un grande maestro. Siamo in ambito lombardo del Cinquecento, molto vicino a Leonardo da Vinci, e so dirvi per esperienza che tutte le opere che noi abbiamo presentato dei leonardeschi non sono durate più di 10-20 minuti in questo sipario. E quindi un piacere presentarvi questo grande artista, una figurazione importante. Avremo un artista musealizzato, pensate, si trova, alla fine ho dovuto segnarli perché proprio non erano troppi, presente alla Biblioteca Reale di Torino, i suoi disegni, alla Morgan Library di New York, alle Gallerie dell'Accademia di Venezia, Art Gallery di Southampton, Museo dell'Hermitage, Kunsthistorische Museum e poi altre che vi dirò dopo. Ecco, questi sono solamente alcuni dei musei in cui questo artista è presente. Sto tenendo troppo la suspense. Bene, chiediamo dalla regia, dunque, di far partire. Questi occhi, consumati dalle migliaia di lettere vergate e assorti nella lettura di versi celesti, inorgogliscono i fiumi che solcano la mente, dissipando le contagiose nebbie. Leggere è vedere al di là del divino sapere. Il volto è lo specchio dell'anima e gli occhi, senza parlare, confessano quelli che sono i segreti del nostro cuore, forgiato e allietato dalla divina meditazione. Cesare da Sesto. Ecco, qui siamo in un ambito della bottega del grande Cesare da Sesto, nato probabilmente nel 1477. L'appellativo da Sesto si deve probabilmente alla sua città natale, Sesto Calende, artista che nel Cinquecento fu in stretta collaborazione con Leonardo da Vinci, di cui assimila i mezzi espressivi, traducendoli poi con una visione che diventa tutta personale. Tanto che spesso alcune delle sue opere sono state in dubbio di attribuzione tra lui e lo stesso Leonardo. Ecco, San Gerolamo. Abbiamo un San Gerolamo colto nel suo ambiente di penitenza. Osservate quelle che sono le sfumature dell'incarnato, tipico leonardesco, così come anche il paesaggio, ma il paesaggio verrà poi spiegato più avanti perché vi è una curiosissima interpretazione di questo paesaggio e della mano che lo ha dipinto. E così vediamo un'attitudine tutta particolare del San Gerolamo, il sasso stretto nella mano. Guardate la perfezione poi della stretta della mano, degli arti, le cose più difficili da rappresentare nel corpo umano. E vediamo anche le proporzioni che sono tipiche leonardesche. Osservate poi questo perizoma trattenuto con un sottile filo. Ecco, i telefoni iniziano a suonare. Ma quello che più conta è lo sguardo. Guardate lo sguardo del San Gerolamo e guardate lo sguardo del Cristo, una diretta comunicazione tra il Cristo
che da statua è diventato quasi uomo. Guardate il colore dell'incarnato. Un rapporto diretto tra questo Cristo appoggiato, crocifisso, appoggiato sul libro tipico del San Gerolamo e il santo in meditazione. Il santo che vede nel Cristo la sofferenza e si percuote il petto con questa pietra, entrando così in una comunione di sofferenza e di sacrificio con lo stesso. Abbiamo di quest'opera delle varianti, in quanto Cesare da Sesto spesso dipingeva più varianti della stessa opera. Così abbiamo, ad esempio, il San Gerolamo all'Art Gallery di Southampton, provenienza dalla collezione Cook di Richmond. Abbiamo una variante dello stesso a Stoccolma, realizzata anche in collaborazione con il Bernazzano, che era questo artista di particolare derivazione fiamminga, che dipingeva i paesaggi per lo stesso Cesare da Sesto. Pensate, diceva il Vasari del Bernazzano, che era un grande pittore di paesaggi, ma impossibilitato a dipingere quelle che erano le figure. Diceva, definendolo milanese, eccellentissimo per far paesi, erbe, animali ed altre cose terrestri, volatici ed acquatici. Ma, poco buono nel dipingere le figure, lavorava con Cesare. Ecco, quindi abbiamo alcune varianti dello stesso tema con la mano anche di Bernazzano che dipinge questi paesaggi. Adesso dalla regia, poi per tutte le chiamate, tutte le informazioni potete sentire Carlotta e anche il prezzo incredibile per quest'opera, sentirete Carlotta dalla regia che vi dirà tutto. Chiedo per favore, se si è libero dalle telefonate, dalla regia, stanno suonando i telefoni come di consueto, di far vedere alcuni confronti con lo stesso. Prego Carlotta. Sì, eccoci, scusate, ero al telefono. Allora, il primo confronto che possiamo vedere in sovrimpressione è, come vi diceva Dario, Cesare da Sesto insieme a Cesare Bernazzano per il paesaggio, questo bellissimo battesimo di Cristo sul fiume Giordano in collezione Gallarati Scotti a Milano. Abbiamo poi questo altro San Girolamo, altra rappresentazione di San Girolamo, conservata alla Pinacoteca di Brera. Un signore che prima ci ha chiamato appunto gentilmente, ci ha indicato l'originale al National Museum di Stoccolma, questo su tavola, ricordiamo, mentre il nostro su tela. Anche qui si vede appunto nel paesaggio quella che è forse la mano del Bernazzano. Torniamo a quello invece apparso sul mercato, sempre San Girolamo, appunto vediamo vicino anche al nostro. E infine il San Girolamo di Cesare da Sesto, conservato a Southampton in Inghilterra. Grazie Carlotta. Ecco, abbiamo visto quelli che sono alcuni riferimenti. Possiamo tornare in studio. Ecco, guardate, avete visto quei confronti così stringenti con l'opera che vi stiamo proponendo. Ecco, i telefoni stanno suonando, importante opera questa sera. Ecco, spegniamo il riscaldamento perché stiamo morendo di caldo qua dentro, ma è anche l'emozione di presentare un'opera in cui molto probabilmente nella figura del santo riconosciamo la mano di Cesare da Sesto e il paesaggio è di mano del Bernazzano. Sono molte le file di artisti
leonardeschi, ecco, questa, Cesare da Sesto, è stato uno dei più innovativi in quanto ha sì preso le mosse da Leonardo da Vinci, di cui era a stretto contatto, ma lo ha innovato anche poi con quelli che sono stati i suoi vari viaggi, specialmente a Roma. È così che prende alcune caratteristiche dallo stesso Raffaello, contemplando poi invece le soluzioni pittoriche del Correggio, tanto che adesso ancora vi sono delle problematiche di attribuzione tra Correggio e Cesare da Sesto, tra Raffaello, ciao Matteo, grazie per essere venuto con noi, direttore di Canale Italia, grazie ancora. Vi sono appunto delle diatribe sulla attribuzione non concorde tra Cesare da Sesto e Correggio, Cesare da Sesto e Raffaello, lo stesso Leonardo. Questo vuol dire che un maestro che ha saputo riunire nella sua arte aspetti diversi delle soluzioni di grandi maestri, rielaborandoli poi in una soluzione del tutto personale. Allora, quest'opera, innanzitutto, come noi vi diciamo sempre, lasciamo in prima patina le opere, i quadri. Per cui, con una leggera pulizia, quello che è tutto il paesaggio che voi vedete alla destra tornerà a splendere nei suoi colori originali. Ma quello che è il bello, noi lasciamo sempre i quadri nelle condizioni in cui li abbiamo trovati, innanzitutto anche per dare la garanzia a voi che li acquistate, a voi che li mettete nelle vostre collezioni, di sapere qual era poi la condizione, proprio perché stiamo sempre anche attenti a prendere delle opere senza grossi interventi di restauro. Per cui una leggera pulitura e vedremo poi, insomma, dei colori, sia dei manti, sia dell'incarnato, dei cieli, dello sfondo e di quello che è il buio di fondo dal quale esce la figura, emerge la figura del San Gerolamo, e ritornare allo splendore dei colori originali. Quindi l'opera è una, le telefonate sono molte, il primo che deciderà, il primo che avrà il colpo d'occhio di vedere, di capire l'importanza di quest'opera, la sua unicità e lo stretto rapporto tra qualità e prezzo che Carlotta vi dirà poi al telefono, ecco, si aggiudicherà quest'opera. Ricordo, è una sola, poi dopo spesso riceviamo le telefonate nei giorni successivi di persone appunto che richiedono, c'era l'opera, l'opera c'è ancora, l'opera... L'opera d'arte è così, ce n'è una sola, è unica, deve darvi qualche sensazione. Quando questo accade, allora è sicuro. E succede a tutti di perdere delle opere. Io sul gruppone ne ho ben due, a distanza di 8 anni di differenza, che non ho preso e ancora adesso, insomma, me le ricordo costantemente. Quindi quando vedete che qualcosa vi piace, quando stimola qualcosa nel vostro animo, allora quella è l'opera che fa per voi. Telefonate, prendete, prenotatela, l'opera è una sola, la porteremo in visione e vedrete se quello che vi piace attraverso lo schermo dà delle sensazioni da qualcosa, dal vivo la sensazione amplificata ai massimi livelli. Siamo qui nella bottega di Cesare da Sesto, in cui il maestro, si vede la mano del maestro nella figura del San Gerolamo, e c'è Bernazzano, Cesare Bernazzano, nel brano di paesaggio su questa che occupa una parte, illuminando una parte del dipinto. Ricordo, una leggera pulitura e vedrete poi di nuovo tutti i colori risplendere e brani di natura avvicendarsi alla figura del San Gerolamo. Ora manderei anche un brano musicale, Vania Stringi sull'opera, in modo da darvi il tempo di pensare, di vedere e di ammirare questa grande opera.
Bene. Cesare da Sesto nella figura centrale, Cesare Bernazzano per il brano di paesaggio. Siamo nell'ambito dei Leonardeschi, siamo nel 1500, vi ricordo le date, 1477 è l'anno di nascita di Cesare da Sesto, grande artista leonardesco che ha preso le sue mosse, l'inizio della sua arte da Leonardo per poi spostarsi a Roma e studiare, far sua anche le innovazioni di Raffaello e poi del Correggio dopo. Qui vediamo uno delle opere, uno dei soggetti che Cesare da Sesto ha maggiormente rappresentato. Famose sono le sue versioni di San Gerolamo. Chiedo poi tra poco di rimandare dalla regia, tenendo sempre, accostando le due opere e di far vedere quelle che sono le altre versioni conservate nei principali musei italiani ed europei. Confrontato con il nostro. Prego, Carlotta. Ecco qui, vediamo l'originale al National Museum di Stoccolma, su tavola, ricordiamo, mentre il nostro su tela. Quello apparso sul mercato, sempre su tela. Quello conservato alla Pinacoteca di Brera, qui a Milano, il San Girolamo. Infine, un altro San Girolamo in una posa differente in Inghilterra. Ecco, grazie Carlotta, torniamo pure in studio. Opera dominata da un grande pathos. Ricordo di nuovo, osservate il gioco di sguardi esistente tra il San Gerolamo, che a braccia aperte contempla la sofferenza, creando un legame tra la sofferenza del Cristo crocifisso, i cui colori sono quelli di un essere umano, di un incarnato vivido, vero, e quello dello stesso santo. In un momento in cui interrompe la penitenza, le percussioni del suo petto con questa pietra, per entrare in quella sofferenza trascendentale con lo stesso Cristo. Siamo in un livello superiore da quello terreno, dove la sofferenza terrena si trasforma in qualcosa di altro, nella beatitudine eterna, nella contemplazione che il Cesare da Sesto riesce a rendere perfettamente in questo gioco di sguardi. Diventano tutt'uno la figura del San Gerolamo con quella del Cristo. Tutti i simboli riportano poi la figura del San Gerolamo, ricordo la pietra, il libro, questa è una delle versioni in cui San Gerolamo viene rappresentato, solitamente viene rappresentato nel suo studio. Questo è un San Gerolamo, una versione leggermente differente del San Gerolamo penitente. Ricordo, siamo nel primo ventennio del Cinquecento, Cesare da Sesto per la figura centrale e Cesare Bernazzano per quanto riguarda il paesaggio in sottofondo. E anche in questo caso vi consiglio una leggera pulitura della superficie che renderà ovviamente i colori più vividi e renderà giustizia a quello che è uno splendido brano di paesaggio innanzitutto e poi all'incarnato e all'espressione del San Girolamo. Bene, Carlotta è al telefono in questo momento,
Rimaniamo, lasciamolo un attimino, lasciamo pensare. So che ci sono già due richieste sullo stesso. Carlotta ha comunicato anche quelli che sono i prezzi e le informazioni relative a quest'opera, quindi lasciamo un attimino fermentare quelle che sono le vostre decisioni, i vostri pensieri, e ritorneremo in un secondo momento. Vania, se passiamo adesso, vorrei concludere una spiegazione appena iniziata poco fa su questa importante opera. Siamo ambito di Philippe de Marlier, fiammingo, nascita nel 1595 e il 1605, ed è colui che ha, dopo Jan Brueghel, caratterizzato per primo la figurazione della figura sacra, della Sacra Famiglia in particolar modo, e della Vergine con bambino entro le ghirlande di fiori. Allora, questo tipo di figurazione prende le sue origini da una processione nominata Besloten Offces, che ha origine nelle Fiandre intorno al XIV-XV secolo, e nella quale dei tabernacoli venivano adornati con dei fiori, figure di cartapesta, fiori di seta o sempre di cartapesta, e venivano poi portati in processione. E allora fu proprio quello il momento in cui probabilmente Jan Brueghel fece traslare da queste sculture questo tipo di figurazione alle tele. E allora nasce questa figurazione dove, in una ghirlanda che era proprio una delle manifestazioni principali dell'abilità dell'artista nel rappresentare dei fiori, vengono poi introdotte le figure. Quindi si crea una stretta connessione tra il fiore e quella che è la Sacra Famiglia. Chiediamo poi adesso dalla regia di mandare alcune immagini di questi tabernacoli che sono giunti fino a noi. Bene, dalla regia sono tutti al telefono, per cui aspettiamo un attimo, però volevo proprio farvi vedere quella che è la genesi. Quindi questi altari, queste figure processionali adornate con questi fiori di cartapesta, e poi la successiva evoluzione del genere. Quindi Jan Brueghel, a cui viene commissionato direttamente dal cardinale Fede Borromeo una Sacra Famiglia in ghirlanda di fiori. Da quel momento poi nasce e viene sviluppata questa figurazione. Addirittura poi, quando Jan Brueghel formerà anche i suoi allievi, sarà poi Daniel Segers, poco dopo, a venire in Italia e a sviluppare in Italia questo genere, apportando un'altra ulteriore variazione, ovvero quella della figurazione interna in grisai, ovvero solo sui toni del grigio come una statua. Per cui c'è una storia ben precisa e particolare sulla genesi di questa opera. Ambito di Philippe de Marlier, Madonna con bambino entro ghirlanda di fiori. Vi dico anche ora il prezzo, prima di passare ad alcuni riferimenti dalla regia. Madonna con bambino entro ghirlanda, XVII secolo, ambito di Philippe de Marlier, nato ad Anversa nel 1595, 59x49 la tela. Adesso vi darò anche le dimensioni, scusate, la tavola, perché questo è un olio su tavola, vi darò tra poco anche le dimensioni della cornice a 3.400 euro. Un prezzo, scusate le spalle, 94x86 la cornice, che è proprio di tipico stampo
nordico con le dentellature, ovviamente la cornice è successiva, ma accompagna perfettamente quella che è la tavola. Una tavola del 1600 a 3400 euro. Ecco, adesso manderemo poi i riferimenti. Guardate, poi sono riconoscibili tutte le specie floreali. Pensate addirittura che in un lavoro di Philippe de Marlier sono state riconosciute più di 74 specie floreali perfettamente riconoscibili, diverse. Ecco, le sue opere le trovate ovunque, anche nell'RKD, che è questo ricettacolo condensato di opere d'arte nordiche, l'equivalente della nostra fototeca Zeri dell'Università di Bologna, nel quale trovate le numerose opere passate sul mercato antiquario, nelle aste e nei musei di questo artista. Vi ricordo, olio su tavola, conservazione perfetta. Adesso chiediamo dalla regia di mandare alcuni confronti che riassumono un po' quella che era opere anche di dimensioni più grande di Philippe de Marlier o artisti... Scusa Dario, ero al telefono poco fa con il signore che ha prenotato il Bazzaro, che era un attimo indeciso e ha deciso di riservare invece la Maddalena, quindi il Bazzaro torna disponibile. Va bene, allora riserviamo la Maddalena al numero 9, il Gianoli quindi. Perfetto, allora cambio, rilasciamo il Bazzaro, dov'era che ritorna disponibile, ma beh, questo è normale, giusto così, e confermiamo invece... la Maddalena di Gianoli, quindi Giovanni... questo giro ci fai prendere il camion perché con le tele non ci stiamo più nella macchina, quindi ti porteremo allora questo. Poi dopo, vabbè, ci sentiamo al telefono e concordiamo il tutto. Scelta importante, opera, ricordo, con certificati di libera esportazione, ALC e perizia del professor Alberto Crispo. Bene, lo togliamo da parete tra poco, poi lo sostituiamo. Torniamo ancora al numero 10. Allora, se siamo pronti, dalla regia manderei alcuni confronti. Grazie Carlotta. Allora, eccoci qui. Primo confronto che adesso vi farò vedere è questa Madonna, appunto, con i fiori sullo sfondo, conservata presso il Museo di Anversa. Di cui Dario appunto vi ha parlato poco prima, di tutta la storia riferibile alla ghirlanda floreale attorno alla figura centrale della Madonna con Bambino, di cui si può osservare un dettaglio minuto di tutto il bellissimo traforo appunto sullo sfondo dell'opera. Esatto. Abbiamo poi, sempre in riferimento alla storia, all'idea, all'iconografia della ghirlanda, Bruegel, la Vergine con Bambino, questa conservata alla Pinacoteca Ambrosiana di Milano, quindi risalente alla storia della Milano borromaica e alla diffusione dell'iconografia della Madonna circondata dalla ghirlanda di fiori. Ancora un riferimento a Bruegel, questa apparsa sul mercato, così come la prossima che vi sto facendo vedere. Abbiamo poi, sempre riferimento a Bruegel e all'iconografia della Madonna entro ghirlanda, questa tavola presente al Museo del Prado a Madrid. Per quanto riguarda invece i confronti stringenti con Philippe de Marlier, vi presento questo lavoro di bottega, apparso sul mercato antiquario,
Successivo è questo invece riferibile a Bruegel. Ancora la Madonna con bambino, questa è una Sacra Famiglia con la presenza di San Giuseppe e questa bellissima ghirlanda floreale, apparsa anch'essa sul mercato. Ancora la Madonna con bambino, in cui alla ghirlanda si aggiungono oltre ai fiori anche i frutti, vediamo l'uva e le prugne. Abbiamo poi un confronto museale, questa sempre di Philippe de Marlier, Madonna con bambino, conservata nella sua città natale ad Anversa. Penultimo confronto, la Sacra Famiglia con San Giovannino e l'angelo circondata dalla ghirlanda di fiori e frutti, ancora una volta. E infine di Verbruggen, al Museo di Belle Arti di Verviers, la Madonna con bambino entro ghirlanda di fiori. E possiamo tornare in studio con Dario. Bene, grazie Carlotta. Ecco, abbiamo visto appunto le numerose versioni a partire dal creatore di questo genere, che è stato proprio Jan Bruegel, arrivando poi alle altre versioni. Poi abbiamo parlato anche di Daniel Segers, che è stato colui che, allievo di Jan Bruegel, ha portato in Italia nel 1620 circa questo tipo, questo genere di figurazione, e dovete sapere che Philippe de Marlier aveva appunto una bottega da cui riceveva moltissime commissioni, ed è proprio questo l'ambito in cui si muove questa figurazione. Guardate la precisione, la perfezione con la quale sono stati dipinti i vari fiori, le spine, i pistilli delle corolle dei fiori, che è proprio tipicamente fiamminga. Questi cosa sono? Rose, papaveri e l'ovale, interrotto a tratti dai fiori, da questi colori sgargianti, che entrano proprio in questa scena di maternità così affettuosa. Sacra sì, ma pervasa da sentimento umano. Guardate poi lo sguardo del bambino che abbraccia il volto della madre, e il volto sereno, felice anche se pensoso, perché conscia di quello a cui andare incontro il proprio figlio, della Vergine. Però è un'opera in questo senso dotata di pervasa da un sentimentalismo leggero, amore materno e calore, calore dato non solo dal chiarore delle aureole, quasi una luce di candela, ma anche dalla pacatezza con la quale sono state rappresentate le varie tonalità dei fiori. Ecco, da lontano questa è un'opera veramente incredibile, Vania. Vi ricordo ancora una volta il prezzo per quest'opera: 3.400 euro per quest'opera di ambito o bottega di Philippe de Marlier. Siamo nel 1000, a cavallo tra 1500 e 1600. Entra ancora una volta nell'opera, Vania, per favore. Bene, i telefoni stanno suonando. Allora, direi a questo punto a Carlotta, quando poi disponibile fuori dalla regia, di fare una panoramica. Ecco, io vorrei ancora un attimino entrare in merito. Sì, va bene, allora c'è una richiesta anche per il nostro sipario. Allora, Vania, facciamo come hai detto tu anche. Allora, se riesco a farlo da solo, ecco, bene, vi ho fatto cadere l'asta.
Allora, dimmi pure. Allora, un secondo, abbiamo delle richieste. Scusate, scusa Dario se ti interrompo, ma una richiesta al telefono della misura della ghirlanda di fiori che ha riscosso molto successo con la cornice. Allora, certo, andiamo subito su questa grande opera. Ecco, le linee sono occupate, Carlotta chiama se hai bisogno. Vania, se vuoi vai pure tu, mentre inquadra qua io do tutte le informazioni. Bene, alla nostra signora da casa, dunque, diamo subito le misure. Innanzitutto della cornice, che è 95x85. 95x85 la cornice. La tavola, ve la do, dato che le dimensioni sono state prese dal retro. Esatto, la tavola è 59x49. Allora, io ve lo faccio vedere anche sul retro, perché le opere vanno viste sul retro e vanno inclinate. Ecco. Signora, guardi la tavola, guardate il retro di quest'opera. Tavola, questi sono i vecchi tiraggi che mettevano poi nell'Ottocento per permettere alla tavola di non imbarcarsi. Sono tavole che hanno 400 anni. Quindi mettevano, guardate, questi sono i vecchi, gli originali, che sono stati rimossi e messi questi. Guardate, l'opera in perfetto stato conservativo, cornice importante. Guardate la perfezione del colore. Ecco. Ne esiste solo una. In Ars Antiqua sono passate due opere dell'ambito di Philippe de Marlier. Non so se mi spiego. Quindi osservate quello che è il colore, osservate la capacità con cui l'artista ha reso questa natura morta, questo brano, questa ghirlanda fiorita. Poi, so che forse sento che ci sono problemi di spazio, la cornice. Se non ci sta la cornice, ne troveremo una simile più ridotta. La tavola. Carlotta, puoi tranquillamente dire che la cornice, se non ci sta, ne faremo una dello stesso genere per poterla mettere nell'ambiente richiesto. Poi, come diciamo sempre, l'architetto Francesco ha sempre trovato le soluzioni per tutti, essendo interior designer, ha sempre a volte ribaltato casa delle persone creando dei capolavori, per cui insomma, proprio anche era stato fatto per il Philippe de Marlier che avevamo venduto tempo fa durante, se non sbaglio, un giovedì sera. Ebbene, è riuscito a farlo stare come capoletto, quindi salutiamo ancora il nostro collezionista che magari ci sta guardando. Ecco, quindi l'opera, se vi piace, vi dà emozioni, guardatela, vedetela dal vivo. Poi ha un prezzo a 3.400 euro, signori, una tavola del 500. A cavallo del insomma, a questo prezzo le opere non le trovate. Vi rifaccio vedere quello che è il retro e una tavola. Siamo ambito di Philippe de Marlier, probabilmente la sua bottega, che ha creato, grazie a Philippe de Marlier, ha creato e diffuso nelle Fiandre e poi in Italia quello che è la figurazione ideata da Jan Brueghel. Qui siamo nell'ambito fiammingo. Si vede, Vania, se la lascio qua, la appendo poi dopo. Ecco. Guardate, osservate quello che è il fiore. Poi era tipico dell'ambito
di De Marliet di caratterizzare appunto le sommità con questi grandi fiori. Scusa Dario, ma ero al telefono con il signor Sala di Legnano che ci conferma la prenotazione della ghirlanda di fiori che è piaciuta moltissimo e quindi in settimana Federico andrà a portarla al signor Sala, un nostro grande collezionista. Bene, io ti ringrazio, ma d'altronde, come ho detto, l'opera è una, sono pochi e il più veloce è quello che riesce a carpirne la bellezza, l'importanza museale. Guarda, vai a vedere poi sull'RKD e sulle altre pagine cosa ha fatto Philippe de Marliet, la sua bottega, guarda in quali musei si trova e poi dopo, insomma, sarai concorde con me nel considerare quest'opera una grande tavola, una grande raffigurazione di una sacra famiglia, di una Madonna con bambino, che ha determinato l'espansione di questo genere prima nelle Fiandre e poi in Italia. E Philippe de Marliet e la sua bottega è stato il principale creatore e innovatore dopo Bruegel, Jan Bruegel, di questo genere. Per cui una tavola originale del 500 con questa figurazione non ne trovi tante. Complimenti per quest'opera. Grande scelta. Federico poi passerà, cosa hai detto Carlotta? Passa in settimana a fartela vedere. Ripeto, la cornice è molto bella, però se ci sono problemi di spazio, quello che è, insomma, vediamo un attimo di vedere cosa poter fare. Poi, allora, Vania, adesso passiamo, so che ci sono altre richieste al telefono, quindi farei spostare la telecamera sulla prossima opera che adesso Carlotta mi dirà, mentre io porto l'opera nelle retrovie in quanto particolarmente pesante. Allora, chiediamo. Allora, vediamo se... Dunque, avevamo una richiesta per il Cesare da Sesto. Allora, io lo alzo. Ecco, questa lo facciamo vedere un po' inclinato. Va bene, Vania? Per terra? Ecco, guardate la figurazione. Ecco, forse avrei dovuto farlo prima. Guardate l'incarnato. Quella stavo per dire, la definizione, ma è proprio l'opposto. L'indefinito, sfumato, leonardesco. Poi, al massimo, Carlotta, se hanno bisogno di parlare con me durante la panoramica tra poco, fatti lasciare il numero, io richiamerò. Allora, parlavamo lo sfumato leonardesco, guardate la perfezione, e poi il doppio tipo di sfumato, in quanto abbiamo uno sfumato particolare, vivo, tridimensionale per quella che è la figura del San Francesco e uno leggermente più piatto per quello che è invece la figura statuaria, sebbene abbia colori umani, del Cristo. Ricordo di nuovo l'incrocio, quello che si chiama psicologicamente il transfer di emozioni riflesso tra gli occhi chiusi del Cristo e gli occhi chiusi in contemplazione del San Gerolamo. Guardate il colpo di luce sulla fronte, il naso, la barba accennata e la muscolatura. E se non sbaglio abbiamo anche un'altra opera, San Gerolamo di Leonardo, che è molto simile, tanto che poi lo stesso Girolamo da Sesto riprende alcuni disegni leonardeschi e ne crea delle opere. Cesare da Bernazzano in questa parte del dipinto.
vedremo tra poco poi quelle che sono, ma io poi rifarei nuovamente partire la voce del nostro amico Giuliano per far contemplare, ecco, sempre si parte là di contemplazione, così il San Gerolamo contempla quello che è il volto, il sacrificio del Cristo, entra in una sorta di trascendenza, di misticismo, di comunanza con quello che è il sacrificio del Cristo e la successiva beatificazione. E allora smette, allarga le mani, smette di percuotersi il petto, proprio perché ciò che è più importante è l'animo, l'anima che in questo momento trascende quella che è la dimensione terrena e quindi entra in diretto contatto col mondo divino del Cristo. E sente lui questa sofferenza, senza dover più infliggerla, senza dover percuotere il proprio fisico terreno con la pietra che tiene nella mano, ma ha raggiunto una sorta di beatitudine, la classica contemplazione divina. Ecco, adesso poi io magari ve lo rimetto a parete, ripeto, una leggerissima pulitura. Adesso, ecco, magari devo anche rimettere il gancio che ho distrattamente fatto cadere, lo rimettiamo e manderemo dalla regia. Grazie Vagna, almeno evitiamo. Mandiamo dalla regia poi nuovamente la musica, la voce del Giuliano. Questi occhi, consunti dalle migliaia di lettere vergate e assorti nella lettura di versi celesti, inorgogliscono i fiumi che solcano la mente, dissipando le contagiose nebbie. Leggere è vedere al di là del divino sapere. Il volto è lo specchio dell'anima e gli occhi, senza parlare, confessano quelli che sono i segreti del nostro cuore, forgiato e allietato dalla divina meditazione. Grazie alle parole di Giuliano, che ben delineano quello che è la figura del San Gerolamo. Vi ricordo, opera di uno dei principali leonardeschi, qua siamo nella bottega di Cesare d'Assesto, dove il maestro ha messo mano a quella che è questa figura centrale del San Gerolamo, mentre il paesaggio è di Cesare da Bernazzano. Abbiamo le numerose varianti, proprio perché Cesare d'Assesto aveva l'abitudine di dipingere numerose versioni, ma le stesse numerose versioni noi le troviamo nei principali musei a livello europeo. Allora, quindi vi sono varianti di questo originali e questo paesaggio nordico, proprio perché lo stesso Cesare Bernazzano, citato addirittura dal Vasari, aveva avuto, questo pittore, contatti con l'ambito fiammingo, anche perché questa è una chiesa tipicamente fiamminga. Quindi telefonate, chiedete, so che, come ho detto prima, già due interessi, tre Carlotta mi dice su quest'opera, quindi pensateci, come è successo per la Ghirlanda e per l'altra opera, al numero 9, l'opera è una sola, pensateci, perché solo uno di voi potrà permettersela.
Quindi telefonate, Carlotta vi dirà il prezzo, rimarrete sbalorditi sul prezzo di quest'opera. Ricordo, siamo ambito leonardesco. Allora, adesso direi, Vania, chiamerei Carlotta per un'altra... Grazie, benvenuta Carlotta. Grazie. Bene, allora adesso ti lascio un po' di tempo, fai la tua panoramica mentre io faccio qualche sostituzione. Grazie ancora per le conferme, hai parlato tu poco fa e ci rivediamo tra poco, vado ai telefoni e poi dopo leggo. Ecco, ci vediamo tra poco. Carlotta, a te la panoramica. Buonasera, allora continuiamo con la seconda panoramica per vedere appunto Alessandro, tutte le opere proposte questa sera. Al numero 1 abbiamo Il perdono di San Francesco, un olio su tela, da Federico Barocci, pittore del XVI secolo. Le misure sono piene, sono cariche. Le misure sono 56 cm per 34 di larghezza e la richiesta è di 3.800 euro. Al numero 2 abbiamo il Sant'Antonio Abate, in questo paesaggio innevato di un artista fiammingo del XVII secolo. Un olio su tela, centimetri 74,5 per 98 e la richiesta, come per il numero 1, è di 3.800 euro. Prima non vi ho parlato dei mobili, quindi vediamo anche questi. Questa piccola console in legno laccato e dorato, altezza 89 per larghezza 98 per 54 di profondità. E la richiesta è di 3.000 euro per questa console del XVII secolo. Torniamo pure sul dipinto, poi vedremo gli altri mobili e anche le sculture passando. Abbiamo questo Bassanesco, la Natività, un olio su tela, centimetri 63 x 71, 3.600 euro. Al numero 4 la Scuola Emiliana del XVII secolo con la Sacra Famiglia, questo riposo della Sacra Famiglia durante la fuga in Egitto, in questo bellissimo paesaggio con l'albero dal tronco tutto nodoso che poi si vede sicuramente meglio in TV. Io non ho gli occhiali in questo momento, quindi non lo vedo benissimo, però vi posso assicurare che il tronco è nodoso. E un olio su rame 23 x 17,5, la richiesta 2.600 euro. Abbiamo poi sotto alla Sacra Famiglia il compianto, questa cera dipinta nella teca, le misure che vi ridò, 51 di altezza per 65 di larghezza per 18 cm di profondità a 4.800 euro. Ci spostiamo sulla seconda parete al numero 5. Luca Cattapane, artista cremonese, l'adorazione dei pastori, un olio su tela, centimetri 110 per 90, richiesta 6.000 euro. Accanto la terracotta con la Madonna e il Bambino, policroma, conservata in uno stato ottimale, altezza 35 della sola Madonna, per profondità 22 cm, 6.000 euro, ricordiamo di area emiliana del 700, con accanto la Madonna con Bambino in marmo del XV secolo, 4.500 euro. Vediamo queste due bellissime console, legno con piano in marmo, scolpito e dorato a Mecca, la parte sottostante, di area napoletana del XVII secolo. Sono due console importanti, altezza 92 cm per 114 di larghezza e 61,5 di profondità, la cui richiesta è di 9.000 euro per la coppia. Al numero 6 abbiamo poi, sopra la seconda console, la Scuola Bolognese del XVII secolo, il matrimonio mistico di Santa Caterina, un olio su tela 85,5 per 56,5 con la cornice 109 per 83,
4.600 euro. Al numero 7, nell'angolo, su fondo blu, abbiamo invece Pasinelli, Lorenzo Pasinelli, Cristo e la Samaritana al Pozzo, olio su tela 31,5 x 44. Al numero 8, La Battaglia, con lo scontro fra cavalieri, anche questa napoletana, a cavallo fra il 17esimo e il 18esimo secolo, una battaglia dalle dimensioni di 32 x 49,5, con la cornice 43 x 61. Ci spostiamo poi, saltando il numero 9 che è andato in conferma, la Maddalena, saltando anche il 10, quindi due buchi da riempire, ora Dario ci dirà cosa mettere, il De Marlier, abbiamo il nostro sipario con bottega di Cesare da Sesto nella figura del San Girolamo, appunto il Bernazzano nel paesaggio, un olio su tela 121 x 105, ricordiamo su tela. Poi al numero 11, La Natura Morta, della metà del XVII secolo, un olio su tela anche questo, 92,5 x 67, 3.800 euro. Accanto ci spostiamo con le due scene galanti della prima metà del Settecento, dimensioni 32 x 23 cm, con la cornice 45 x 35, la richiesta è 6.500 euro. Al centro invece, sopra questa deliziosa ribalta, l'ambito di Gaetano Vetturali, artista vissuto nel pieno secolo XVIII, il Capriccio con le architetture, dimensioni 62,5 x 92, e con la cornice 74 x 104. Su questa ribalta, in radica di noce intarsiata sul fronte, nei tre cassetti, dimensioni, altezza 110 per larghezza 96 per profondità 51, richiesta è 6.000 euro. Poi ci spostiamo nell'angolo orientalista che dopo Dario presenterà. Pittore del XIX secolo, La Carovana Araba, olio su tela 39,5 x 66,5, 2.800 euro. È tornato in gioco il cammello con la donna che allatta il bambino di Ernesto Bazzaro, bronzo, le cui misure sono 65 x 70 x 39 di profondità, firmato Ernesto Bazzaro, la cui richiesta è 4.800 euro. Accanto, sempre su fondo blu, le due Veneri, la Venere Italica in marmo 67 cm di altezza, la cui richiesta è 2.800 euro, e le due e la Venere con anfora altezza 57 cm, scusate 54, 2.400 euro. Al centro invece questo orientalista che anche qui Dario vi svelerà fra poco, 3.400 euro, olio su tela 53 x 80, con cornice 66,5 x 92. Il cassettone Luigi XV in radica di noce, anche questo intarsiato sul fronte che si apre tre cassetti, altezza 89 per larghezza 120, per profondità 59, richiesta 2.900 euro. Abbiamo nell'angolo al numero 16 Hirsch, La Scena in Città Araba, olio su tela 65 x 52, richiesta 4.800 euro. Sotto l'angoliera laccata del 600, misure, no, non sono queste le misure, le riprendiamo perché... Ah, grazie Dario. Mi sembra un po' alta, 220 centimetri. No. Ecco. 87 x 52, di profondità, 80.
Grazie mille, quindi 87, 52, 80, la richiesta 8.500 euro. No, 4.800 euro, infatti mi sembrava sproporzionata, forse erano in relazione alle altre misure. Poi l'interno della Basilica di San Marco a Venezia, il numero 18, siamo nell'Ottocento. Olio su tela 86,5 x 69 con la cornice 99 x 81, richiesta 3.900 euro. Al numero 19, il Giuseppe Magni, di cui abbiamo ricevuto tante richieste, quindi lo ripresenteremo ancora il pomeriggio musicale, questa scena d'interno con il papà che appunto suona per le figlie. Olio su tela 55,5 x 79, firmato in basso a destra Giuseppe Magni, Firenze, richiesta 10.000 euro. Il tavolino da gioco in radica di noce, misure 80 di altezza, 81,5 di larghezza e 40,5 di profondità, ovviamente raddoppiata perché poi si apre, richiesta 3.500 euro. E infine al numero 20 la scena galante di Leonardo Gasser, artista fiorentino vissuto tra il 1831 e il 1892, anch'esso un olio su tela, dimensioni 56,5 x 41,5 con la cornice dorata 83 x 69, firmato anche questo in basso a destra Leonardo Gasser, e la richiesta è 6.000 euro. Bene, Dario ora può rientrare. Bene, così. Carlotta, allora Vania, vieni. Bene, forse abbiamo avuto nuovamente per voi qualche problema di audio, per cui se Carlotta vuoi controllare se il mio audio si sente. Certo, ancora, vado subito, arrivederci. Grazie ancora Carlotta per questa panoramica. Quindi abbiamo avuto alcune richieste, io stesso ero al telefono poco fa, in regia, ho iniziato a togliere sciarpe, cravatte e quant'altro perché inizia a far caldo nello studio. Allora, vi farei vedere in questo momento, prima di passare al reparto orientalista, questo capriccio. Siamo ambito di Gaetano Vetturali, artista che nasce a Lucca, fa la sua prima formazione matura sotto i pittori tardo barocchi come Giovanni Domenico Brugeri e Giovanni Domenico Lombardi, tutti artisti a cavallo tra il 1600 e il 1700, e ottiene un grandissimo successo nella sua città natale, particolarmente in Toscana. Cosa succede nella sua formazione? Che si avvicina anche, quando è a Bologna, a Ferdinando Bibbiena. Ferdinando Bibbiena, io per primo lo studiai all'epoca quando feci il catalogo che ancora deve uscire in pubblicazione di Giovanni Migliara. Sono state trovate alcune opere di Giovanni Migliara, quindi ho fatto le schede di una ventina di sue opere, alcune già recensite, altre nuove, tra poco uscirà il catalogo. E quindi avevo appunto, tempo fa, secondo me ho studiato in particolar modo la figura di Bibbiena, che erano, se non sbaglio, due fratelli che erano grandi scenografi, proprio perché i grandi artisti dell'Ottocento, almeno i vedutisti, come Migliara anche qua a Milano, si sviluppano, studiano nelle grandi botteghe di scenografi, perché solo questi, appunto, siamo a teatro, c'è una scenografia, c'è un palcoscenico, questa scenografia deve dare una dimensione di spazialità, deve sfondare, deve dare il senso di una piazza, deve dare il senso di ambienti, deve portare altrove. Per cui solamente i grandi maestri facevano queste scenografie. E allora in questi studi, proprio per la grande perizia tecnica che era richiesta, si formano i futuri artisti che nell'Ottocento, come il Vetturali, creano un loro filone e diventano appunto i più conosciuti ed apprezzati vedutisti del periodo. Vania, entra nell'opera perché è questa che deve parlare. C'è poco da dire in quest'opera.
veramente poco, perché questa parla da sola. Guardate il cielo, guardate le nuvole e il brano di paesaggio su questo lato. Ogni singolo dettaglio è caratterizzato da colpi di luce che sono tipicamente del centro Italia e del sud Italia. È proprio una veduta un po' diversa dalle solite cui siamo abituati, ma proprio anche perché il Vetturali era conosciuto non solo per queste lumeggiature, ma anche per degli scorci che erano angolari e che quindi riprendevano delle situazioni, dei punti di fuga solitamente inusuali. E guardate poi quelli che sono i personaggi. Abbiamo così un ufficiale dell'esercito, abbiamo dei contadini, vedete questo con la cesta, due donne che stanno conversando sedute di fronte a queste rovine, ed un pescatore che sta lanciando, qua c'è la canna, sta lanciando il tiro, vedete il braccio teso, e sta lanciando la canna. Osservate, guardate il punto di vista, com'è difficile. Qua abbiamo almeno tre punti di fuga che sono scostanti fra di loro. Abbiamo il paesaggio che è ritratto da questa zona, questa parte di paesaggio che è ritratto da un punto di fuga in questa parte all'esterno del quadro, e poi l'edificio che ne ha due. Quello dalla stessa parte da cui ammiriamo i personaggi, la riva, e quello delle arcate interne, che invece è posto dal lato di destra. Un cielo libero nella parte alta dalle nubi e che distende quella che è la rappresentazione così gioviale di un pomeriggio in cui camminano al di sotto di queste rovine i personaggi. Qualcuno si riposa, sfaticato dal peso del cesto che porta, altre donne amabilmente dialogano sedute di fronte a quelle che sono le vestigia di un impero tra il più grande impero a livello che il mondo abbia mai conosciuto. I gendarmi camminano col loro bastone, consci del proprio grado. Un pescatore lancia il suo amo nelle acque di questo lago. E poi abbiamo quello che è un paesaggio rappresentato da piccoli colpi di luce e le montagne sul retro, dal quale vediamo queste nuvole caratterizzate in maniera particolare, perché non sono quelle classiche nuvole. Adesso qua non ho nulla da farvi vedere, forse possiamo poi fare un confronto con quelle al fondo di là della battaglia, ma lo faremo vedere. Siamo ambito di Gaetano Vetturali, capriccio con architetture e figure, olio su tela, 62,5x92 la tela, 76x104 con la cornice, a 6.800 euro. Claudio, so che stai guardando. So che stai guardando e, a parte, hai già dei capolavori in casa, la tua casa, già solo la casa è un museo, un capolavoro di architettura. Le opere parlano da sé, grandi nomi. Ecco, questa può essere una veduta che ben si accorda innanzitutto con i colori della tua casa, a questi toni terra, questo sapore così pacato, vetusto, e questo cielo che rischiara particolarmente. Abbiamo questi colpi di bianco e di grigio leggero delle nuvole, questo cielo azzurro, anche qui una leggera pulitura, ma so che a te le cose piacciono in patina, quindi so già che nel caso decidessi lo terrai così. 6.800 euro per questa opera. Grande artista che ha ispirato una generazione intera, uno dei più artisti celebri per le vedute e i capricci
in cui realtà e fantasia si intrecciano pur con un risultato di grandissima qualità. Guardate adesso la parte alta degli archi, che era solitamente poi lo stratagemma per rappresentare quella che era la natura rigogliosa che si impadronisce delle vestigia di un tempo. Rimane solamente più l'architettura o lo scheletro a rimarcare quanto grande fu il passato di una città come Roma, dell'impero romano. Di cui oggi solamente la rigogliosa natura se ne impadronisce, quasi mettendo queste cornici, queste architettura in una cornice, proteggendole da quello che è stato il tempo, da quello che il tempo ha lasciato, da quello che il tempo ha risparmiato. Ambito di Vetturali, 6.800 euro per quest'opera. Ritorna di nuovo a far vedere quelle che sono le figure e la prospettiva, perché proprio, ricordo, è proprio il Vetturali che, essendosi avvicinato a Ferdinando Bibbiena, riesce a carpirne quelli che sono i segreti della scenografia, la quadratura, che era poi anche tipica dei maestri veneziani come Luca Carlevaris, Marco Ricci tra gli altri, famoso per le sue marine. E lo stesso Bibbiena, tra l'altro, aveva studiato quadratura e prospettiva, lui stesso era architetto, e aveva creato un manuale per i suoi studenti, un trattato di architettura. L'architettura civile preparata sulla geometria e ridotta alle prospettive. Opere, tra l'altro, forse Carlotta, abbiamo alcune immagini dalla regia, abbiamo alcuni confronti su quest'opera. Ok, allora ti prego, poi con calma, quando sarai pronta stacchiamo dai telefoni. Opera importante, opera particolarmente bella dal punto di vista anche decorativo. Spesso si dice, quando si parla nell'arte di decorativismo, decorativo, sembra quasi di sminuire l'opera. O no, in questo caso no, sono opere nate con quello scopo, erano delle finestre su un altro mondo, e in particolare il Vetturali, con queste vedute, riusciva proprio in questo intento, proprio perché con delle prospettive ad angolo, vedete voi quella che è l'angolarità della prospettiva, riusciva veramente a creare quella che è una prospettiva diversa, a creare uno sfondamento dello spazio e creare una finestra all'interno della propria abitazione domestica. Ed è questo lo spirito per cui un'opera del genere deve essere presa, confermata o confermata in visione, perché innanzitutto c'è un grande artista alle spalle, abbiamo adesso dei confronti che vi faremo vedere dalla tele, le dimensioni sono importanti, ma la qualità è quella che parla. Ci sono tele che non hanno un nome, ma hanno una qualità smisurata. E allora lì si guarda con un altro occhio. Ci sono opere in cui c'è un artista, un nome, e allora ok, a volte in quei casi può essere il nome a condurvi più, l'attribuzione a condurvi verso un acquisto. Altre in cui invece parla la qualità. In un paesaggio c'è la qualità, in questo ok va bene, abbiamo un nome, abbiamo l'ambito, abbiamo che è molto certo e sicuro, ma c'è la qualità che parla, c'è un sentimento che deve ispirare a prendere e a volere quell'opera davanti ai vostri occhi. Prego dalla regia Carlotta con i confronti. Eccoci qui. Allora, il primo confronto di Gaetano Vetturali è questo capriccio con rovine al porto, conservato presso il museo Amedeolia di La Spezia, di cui vi faccio vedere anche un altro conservato presso la stessa istituzione, questo capriccio sempre con l'architettura in primo piano, e vediamo anche le assonanze con l'opera in esame. Ecco qui le vediamo appaiate, così potete notare le somiglianze.
Infine, questo paesaggio apparso sul mercato, anche qui di Gaetano Vetturali, vediamo appunto il motivo delle foglie dei rami dell'albero sulla sinistra, che si rivede anche nella nostra opera. Vi faccio rivedere questo, il primo capriccio, quello al museo, eccolo qui, con il porto e sempre al museo il paesaggio con l'architettura in primo piano. Possiamo tornare in studio. Bene, grazie Carlotta. Ecco, questo quadro dal vivo, devo dire, ne ho visti anche pochi con questi colori, questa materia. Io poi amo molto le terre e i bruni. Quando un artista sa usarli, perché poi non è facile usare quelli che sono le varie sfumature dai bruni Van Dyck alle terre di Siena naturali, bruciate, al bitume, insomma, ottenere queste sfumature così calde utilizzando il bianco, perché poi vengono anche mischiati col bianco a velature e il bianco smorza sempre quello che è il colore, ottenere questi risultati così caldi non è semplice, non è facile. Lo dice uno che anche con la pittura si diletta, per cui insomma conosco un po' quello che è il comportamento del colore e apprezzo i quadri anche in base ad un altro punto di vista. Qualcuno dice che un artista, o io non mi definisco assolutamente tale, però un artista, comunque uno che dipinge, non può commentare quadri e viceversa. Beh, questo, la conoscenza di quella che è la materia parte, secondo me, proprio dalla materia della pittura, parte proprio dalla conoscenza della materia stessa, dell'utilizzo dei colori. Sai in questo modo apprezzare o sai comunicare quelle che a volte sono delle particolarità che diversamente sfuggirebbero. E quindi credo che questo sia una cosa positiva ed è anche bella. E quindi se vi dico osservate la mano è una delle cose più difficili da disegnare, osservate questo punto di vista, osservate quell'altra cosa, l'ombreggiatura, un particolare utilizzo di tonalità o di sfumature pur rimanendo nella stessa timbrica. E perché in questo senso, avendo sperimentato con l'utilizzo dei colori, quelle che sono le difficoltà che si incontrano nella figurazione, questo è un punto a favore di un particolare paesaggio piuttosto che un altro e si trova in questo modo anche un punto di forza o delle qualità intrinseche proprio dell'opera. 6.800 euro per questa opera di Vetturali, ambito del Vetturali. Bene, abbiamo i telefoni che suonano. Claudio, puoi parlare con Carlotta che è dalla regia. Okay. Claudio, ti richiamo io dalla regia, parlerai con Carlotta, così intanto vi finisco la spiegazione. Bene, grazie a questo e direi adesso, tra poco, di passare al nostro ambito, alla nostra parete orientalista. Abbiamo, sì Carlotta, ok, poi dopo abbiamo anche un'altra richiesta per quello che è Sant'Antonio nel suo studio. Allora, Carlotta, se ha bisogno, poi Claudio, magari dopo, quando nella prossima panoramica, poi lo chiamo. Opera importante, opera bella, opera di un particolare decorativismo. Ecco, fermati qua. Ecco. Dì al mio amico Claudio di guardarla anche da questo scorcio. Sì, guardi, se vuole glielo faccio vedere anche. Sì, no, ma Claudio capisce anche da due punti di vista. Col Claudio non c'è bisogno. Bene, rientro un secondo qua in scena perché. Ecco. Allora, aspetta che facciamola vedere anche sul retro. Aspetta che la faccio vedere sul retro. Prima tela. Ecco,
Sì, di che gliela porto direttamente io a casa, che gliela faccio vedere a casa. No, ma e poi questo è il bello, proprio di parlare con i collezionisti che poi diventano anche amici. Quindi, ma proprio perché poi questo è anche il bello dell'arte. Chiedili poi se devo di nuovo girargliela. Ecco, lasciamo qua senza cercare di combinare un disastro. Come ho detto, una leggera pulitura che so già il Claudio non vorrà, perché preferisce le opere in patina ed è questo il motivo per cui anche noi cerchiamo di mantenere le opere in prima patina e di non punirle prima della consegna. E questo perché alcuni collezionisti, consci del discorso della patina, preferiscono tenerle così. Claudio è uno di questi. L'ho già detto l'altra volta, sulla patina c'è un grande discorso. Nell'Ottocento i restauri le hanno portate via tutte, perché si credevano appunto fossero delle patine ingialliture del tempo, vernici invecchiate. Come voi andate a vedere il manuale Secco Suardo, che è un manuale di restauro e di pittura. Volete sapere qual era il principale metodo di pulitura dei dipinti? Veniva fatto una cassa, veniva rovesciato dell'alcol a 90 gradi, veniva rovesciato il dipinto sulla superficie, ovviamente non a contatto, i vapori dell'alcol nelle ore scioglievano quelle che erano le vernici, in molti casi compromettendo il colore che stava sotto. Si è poi scoperto che molte di questi dipinti puliti in questo modo o con solventi in altro metodo non presentavano più le coloriture originali rispetto ad altri che erano stati conservati in modo migliore nei musei. E allora, cosa è successo? Si sono resi conto che le patine, spesso, erano date dagli stessi artisti. Ok, un conto è il nero fumo e quello lo togli con quello che si chiama saliva sintetica, che sono dei particolari enzimi che ci sono anche nella saliva. Un conto è la vernice. Le vernici venivano date appositamente per conferire unitarietà all'opera. E allora è stato poi Cesare Brandi, nel suo manuale, che ha ridiscusso tutto il... Tanto, andatevelo a leggere, è particolarmente complesso per utilizzare un italiano forbito, proprio ottocentesco, e ricordo che insomma i primi tempi a leggerlo non era stato semplice in università. Riprende tutto il discorso delle patine rimettendo in discussione tutto. Da quel momento in avanti la patina e il discorso della patina è cambiato. Quindi questo per dire che teniamo i quadri in patina, ovviamente quando c'è il nero fumo, i camini, queste cose, si porta via leggermente quello che è lo sporco, ma le vernici, l'invecchiamento, come in questo caso, viene mantenuto. Claudio, se il quadro ti piace, ovviamente, come sai, l'opera la portiamo in visione, te la porterò direttamente io. Ok, allora... I telefoni stanno suonando. Bene, adesso partiamo, andiamo su un'altra opera. E direi poi che possiamo passare all'ambito orientalista. Allora, dunque, so che ci sono delle richieste, quindi prima di passare a fare la carrellata dei nostri orientalisti, direi di tornare, ho sentito Carlotta della Santa Caterina, quindi Vania, torniamo indietro. Allora, un secondo, Carlotta per il paesaggio, ok? Allora, tutte le linee sono occupate. Bene, grazie Vania. Dunque, vai pure, credo, sulla numero 7. Inizio a presentare questa dal momento che anche prima ho detto che ne avrei parlato e poi ne abbiamo parlato solamente. Allora, chiediamo, allora vado in regia per chiedere... Allora, sì, stiamo cercando di capire dalla regia quale opera. Allora, Carlotta, se mi dici quale opera è stata richiesta.
Scusami Dario, ma dal telefono mi chiedono se puoi far vedere nei dettagli e dare qualche altra informazione sul numero 6, lo sposalizio di Santa Caterina. Va bene. Allora, grazie. Dalia, se vai al numero 6, sposalizio di Santa Caterina. Opera importante, adesso vi diremo l'artista. Allora, chiediamo intanto, stanno dando tutte le informazioni sull'opera. Allora, Vania, se per favore è conservata, in questo caso, le lumeggiature presenti sull'abito e sull'incarnato del bambino, che sono i punti focali di questa rappresentazione. Siamo scuola bolognese del XVII secolo. Ecco, si vede Vania? Si riflette un po' troppo. Allora, lo stacco. Sposalizio mistico di Santa Caterina. Ecco, qui abbiamo un artista importante a cui possiamo riferire l'opera, se non a lui, alla sua cerchia. Gian Josefo del Sole, artista bolognese che lavora a cavallo del 1600 e del 1700, che è stato influenzato dall'arte di Guido Reni e poi è stato tirocinante di Pasinelli, che è al numero 7. Ecco, questo è il motivo per cui l'abbiamo messo in correlazione vicino. Allora, Vania, firma un secondo Pasinelli, io stacco questa tela e la faccio vedere. Carlotta, ti prego, vieni. No, ce l'ho fatta. Allora, dimmi Vania se, come devo inclinare l'opera, per terra. Allora, ecco, prego. Anche perché a volte le luci che abbiamo nello studio abbiamo già fatto il possibile, ma i miracoli non siamo ancora in grado. Ecco, raddrizziamo il quadro. Allievo prima di Domenico Canuti, poi diventa tirocinante di Pasinelli dopo il soggiorno a Mantova. Decora poi il Giuseppo il Palazzo Mansia Lucca, poi va a Roma, Verona, Firenze e spesso si ispira, come ho detto prima, alle opere di Guido Reni, prediligendo poi i soggetti, le figure femminili pervase da pathos. E quale figura, se non Santa Caterina, è in grado di dare questa sensazione di pathos, di sentimento, il pathos, quel sentimento che era conosciuto e nominato dai greci così e si raggiungeva nel teatro, che era la più alta forma di mimesis. La mimesis era appunto quella, poi, che anche è stata citata da Platone, era la forma il simile al vero, il simile alla realtà, ma doveva essere un simile diverso, doveva condurti verso quelle sensazioni costruttive. E allora il teatro nella Grecia serviva questo, a portare lo spettatore verso il pianto, verso quel pathos, la sensazione più alta possibile. E così lo stesso Giuseppe fa con la figura femminile, e Santa Caterina è una delle figure religiose che più incarnano questo sentimento, lei, la sua storia e in questo caso la sua rappresentazione, che trae le sue origini proprio dal Guido Reni. Carlotta, il prezzo di quest'opera, per favore? 4.600 euro per quest'opera. Siamo scuola bolognese del 1600 e la tela è da porre in relazione col dipinto conservato al Kunsthistorisches di Vienna, opera di Gian Josefo del Sole. Prego dalla regia di mandare un paio di riferimenti, dovremmo averli.
per quest'opera. Infatti l'altro giorno è venuto un gallerista, un collega qua, che l'ha subito individuata. Ecco, prego, parla pure Carlotta. Eccoci, scusate, ero al telefono. Allora, il primo riferimento che vedete sono... ve li metto accoppiati così capite meglio. Santa Caterina, il matrimonio mistico, questo è il modello che si trova al Kunsthistorisches di Vienna. Poi abbiamo sempre, quello di prima era di Gian Giuseppe ovviamente, questo invece è Pasinelli, la Madonna alla chiesa della Madonna della Galliera a Bologna. Poi questo è sempre Pasinelli, Santa Caterina, conservato alla Pinacoteca Nazionale di Bologna. Infine, l'ultimo confronto, lo Svenimento di Corneglia, anch'esso alla Pinacoteca Nazionale di Bologna. Torniamo pure in studio. Ecco, grazie Carlotta. Bene, possiamo rimetterlo a parete, Vania? Quindi, rispetto poi alla pittura del Canuti, che era stato suo maestro, questo è il momento in cui lui si ispira più alle forme eleganti del Guido Reni. Guardate poi come si intersecano i paesaggi, i personaggi all'interno di questa chiesa, di questo paesaggio chiuso, questo interno, come i colpi di luce definiscono i volti, le fisionomie e i gesti, compreso degli angeli. C'è quasi una luminosità diffusa. Che ha quel tono, quella timbrica sacrale da meditazione. Ed è lo stesso poi, lo stesso atto, questa scena, che richiama a questa trascendenza, a questa sacralità silenziosa. E infatti abbiamo il tema della Santa Caterina, senza poi gli attributi della Santa, ovvero la ruota dentata. Quindi viene quasi alleggerito, reso più tranquillo questa sceneggiatura. Bene, Vania, io riappendo l'opera, la rimetto comunque sopra. Poi la appenderemo tra poco. E direi a questo punto di passare al nostro angolo orientalista. Scusa Dario se ti interrompo, sì. Sono stata al telefono con il tuo amico Claudio che ha confermato il Vetturali in visione. Benissimo. Grande notizia. Vania, vieni qua, tanto siamo già intorno alla zona orientalista. Abbiamo un po' di cavi che... Claudio, te l'ho detto, te lo porto poi, io non ti pentirai di questo, in casa tua sai... la tua casa museo, vedrai che la collocazione ti aprirà una nuova finestra su qualcosa. So già anche con cosa può comunicare questo quadro. Quindi ci sentiamo. Grazie, non avevo dubbi e vedremo più tardi. Intanto possiamo togliere l'opera dalla parete. Grazie Claudio, poi ci sentiamo più tardi, appena finito la trasmissione. Allora, adesso sento dalla regia, i telefoni sono occupati e direi di passare a quello che è il nostro angolo orientalista. Poi sì, abbiamo ancora una richiesta, sì, va bene, dopo passiamo poi al Sant'Antonio. Situazione movimentata, ma questo è il bello. Ricordo, di nuovo, è ritornato in scena questa grande opera. La base, questa è quella che fa la differenza in questo caso, ok, la bellezza della scultura c'era persa, di questo grande bronzo, ma la base è quello che lo rende unico, proprio perché pochissimi esemplari del Bazzaro sono stati realizzati con questa base. Quindi un'opera, direi, unica del maestro, che insieme, che è stato poi a sua volta maestro di Trubetskoi, e sono stati tra i due più importanti bronzisti del secolo.
4.800 euro, vero Carlotta, se non vado errato, per quest'opera, unica nel suo genere. Quando scegliete un'opera, un bronzo, guardate l'edizione, guardate la pubblicazione, guardate le particolarità o cosa lo distingue dagli altri suoi, perché sappiamo ci sono delle prove d'artista, ci sono degli esemplari unici e poi c'è la produzione dozzinale. Ecco, questo è il secondo, questo è unico, questa è una grande scultura anche per le misure, unicità della base, titolo sul fronte, madre araba, scena di allattamento sul cammello, stringi pure sull'interno anche della... a 4.800 euro. Guardate l'andamento bozzettistico, tipico di quello che sarà poi la scultura, la ceramica di Lucio Fontana, noi lo troviamo preannunciato in Bazzaro. Guardate la scena, il volto e nella complessità la bellezza di questa scultura. €4.800 euro per questa scultura, vi dico le dimensioni ancora una volta. Ringraziamo Giovanni che poi ha confermato 66x70x38, che ha confermato poi la Maddalena del Gianoli. È ritornata intatta la parete degli orientalisti e adesso arriveremo a un grandissimo dipinto. Allora, prego dalla regia di mandare il nostro tributo musicale per ammirare queste bellezze. E su queste note così orientali vi presentiamo un'opera dal grande spirito orientale, anche questa, un harem, una scena di bagno di un artista, l'opera è firmata, Yovel, osservate e guardate questo interno, sono delle terme nelle quali queste donne stanno appoggiate a quelli che sono i bordi di questo bagno. Vedete le forme, i capitelli, le porte, la cascata
anche perché questi erano dei giardini, dei bagni artificiali creati spostando quelli che erano i canali, deviandoli, e che arrivavano proprio al palazzo. Osservate, allora, quello che colpisce al sottoscritto osservandolo di fronte, questo dipinto, è la luminosità intrinseca, la superficie così lucida. Questo perché l'artista ha utilizzato una preparazione, Juvelo ha utilizzato una preparazione a gesso molto lucida sulla tela, che permette quasi al pari di un rame di ottenere queste superfici e queste sfumature. Ecco, guardate, sembra veramente una foto. È brutto da dire parlando di un dipinto, ma la qualità è fotografica. Guardate il copricapo delle due, i sottili colpi dorati di questa rete che tiene i capelli, questa sorta di velo che tiene posto sulla testa di quella donna e il retino su questa. Di un gusto particolare. Osservate poi le brocche e le posizioni delle stesse persone. Allora, questa sta offrendo il tè a quella che sembra essere la signora più elegantemente vestita, che è quella signora della casa. Il tè nelle tipiche tazze piccole orientali. Che è particolare perché certo dalla regia mi fanno segno, ok? È particolare proprio perché quando sei piantato a 90 gradi sotto il sole in mezzo al deserto, arrivano questi che ti portano delle tazze di tè a caldissimo, quindi sei quasi restio a berlo, eppure poi serve proprio questo a regolare la temperatura interna, non far più sentire il calore del sole, testato di persona. Quindi poi nel paese orientale il tè è un rito, è un'abitudine, è qualcosa più forte ancora di quello che è il tè delle cinque in Inghilterra. Ecco. Allora, osservate quello che è poi sull'acqua il riflesso del colonnato e dell'architettura sovrastante, queste ninfee che galleggiano sulla superficie e con le quali la ragazza sdraiata ai bordi della piscina di fianco al vaso tocca, giocando con inezia e leggerezza. Ma poi il punto focale, proprio anche grazie ai colori, è reso da queste due donne. La prima che si specchia, ha questo specchio in mano, la seconda che si discosta da quell'azione e prende il tè offerto dalla dama seduta. Osservate poi anche i cuscini, come sono decorati. 66,5 x 92, le dimensioni della tela, 3.400 euro il prezzo dell'opera. Signori, a 3.400 euro, che tra l'altro sono rateizzabili a tasso zero, perché fino ai 5.000 Ars Antiqua ve lo rateizza e paga per voi il tasso, a 3.400 euro voi portate l'opera di un orientalista, per il quale, genere per il quale le case d'aste hanno creato un dipartimento apposito. Vi sono mostre. Ecco, poco fa Carlotta, brava, mi hai dato poco informazioni riguardanti una mostra che c'è stata, se non sbaglio, nel 2016 alla GAM, qua a Milano, dal titolo Orientalismo, in viaggio dall'Egitto a Costantinopoli, e nel quale poi sono state proposte opere di Alberto Pasini, che ha lavorato dal 1826 al 1899, che viaggiò fra Siria, Arabia Saudita, Egitto, Iran, Roberto Guastalla, di un realismo quasi fotografico, opere di Celommi, opere di Fabbi, opere di Zonaro, tutti orientalisti italiani, e poi anche sono stati presentati gli stranieri nella mostra, una decina, che sono stati in mostra. Ecco,
che hanno creato il genere, che è uno tra i più ricercati, proprio tra i collezionisti. A questo prezzo è un'opera da prendere. Guardatela, guardate i riflessi di luce, guardate la firma, guardate l'ambiente, guardate il sogno. Ecco, qui entrate nel sogno di quell'Oriente, di quell'harem di cui vi ho parlato prima. Quelle, solitamente nell'Ottocento, che era ancora un'epoca abbastanza rigida dal punto di vista di libertà sessuale e quant'altro, l'immaginario si spostava su questi harem, che ovviamente si pensava composti da decine di donne tra di loro, pronte a soddisfare quelli che erano i piaceri, ma la realtà era poi diversa. Questo era l'immaginario. La realtà era poi che erano degli harem, sì, ma fatti da donne che allattavano, dato che erano proprietà dei sultani o di quant'altro, quindi erano tutte madri di figli e quant'altro, quindi l'ambiente era leggermente diverso, ma questa era la dimensione del sogno, la dimensione che nell'Ottocento i pittori davano quasi per edulcorare quei desideri non concessi e repressi dalla società. Vi ricordo 3.400 euro. Il quadro rappresenta queste donne alle terme, in questo bagno, una qualità sorprendente, cornice ovviamente successiva, ma ne metteremo una che probabilmente darà maggior giustizia all'opera. Talvolta i quadri forse è meglio presentarli senza cornice. Ecco, guardate la profondità, guardate... spesso sono venuti qua dei collezionisti che erano proprio amanti, ricercavano opere orientaliste. Quindi saranno quelli che domani Carlotta dovremmo chiamare se non hanno guardato oggi la trasmissione. Scusa, 3.400 euro per un'opera del genere firmata, dal forte carattere decorativo, e una finestra su quello che è un mondo di sogno, a 3.400 euro, non lo dovete perdere. Allora, mi chiedono dalla regia i confronti. Prego, Carlotta. Sì, ecco, a proposito della mostra che hai citato in precedenza, la GAM qui a Milano, abbiamo questi due confronti, appunto un orientalista con un soggetto analogo a quello presentato di Fabio Fabbi, e anche qui un soggetto analogo, La danza nell'harem di Giulio Rosati. Bene, possiamo tornare in regia, credo. 3.400 euro per un'opera di stampo orientalista, una scena quotidiana alle terme. Di nuovo ritorno su quelli che sono i particolari dipinti con una gran dovizia di particolare. Allora, signori, 3.400 euro per quest'opera. Poi non venite a chiedere, ci sono delle opere, ci sono dipinti orientalisti che sono facili da reperire sul mercato. L'opera, come dico, è una. Chi è amante del genere? Certo, qui mi riferisco agli amanti del genere. C'è chi apprezza di più il genere sacro, le nature morte, piuttosto che altre, un'altra tipologia di opera, e c'è chi invece, come sottoscritto, apprezza gli orientalisti. Conscio della loro importanza, conscio della capacità che hanno di rendere questi paesaggi, proprio perché li ho vissuti in prima persona quando ancora lavoravo come archeologo. Ecco, 3.400 euro per quest'opera.
prenotate, guardatela, osservatela, fatela portare a casa vostra. Bene, adesso avrei un momento nel quale abbiamo una nostra amica in collegamento telefonico, una grande collezionista, la signora Bianca. Prego, Carlotta. Allora, io credo che la signora Bianca, che è nostra collezionista, cliente, amica, è stata alla fiera di Modena e quindi vorremmo chiedere un suo parere su quella che è stata la fiera, il nostro stand, ovviamente se le è piaciuto o meno, un suo parere, e poi dopo entrare più nel merito anche su un'opera importante che abbiamo in fiera, che è una grande opera di Todeschini. Ciao Bianca. Prego, vada. Dica. Prego. Dica. Allora, credo che... Ciao Bianca, sono Dario. Ciao, grazie per essere qui con noi questa sera in collegamento telefonico. So che sei stata a... Abbiamo visto delle opere molto belle. Grazie. Sono delle opere interessanti, molto belle, apprezzabili, anche con prezzi abbastanza modici, che si possono anche comprare e tenere in galleria e tenere in casa, che è sempre un investimento buono. Ecco, grazie. E cosa ne pensi del Todeschini che abbiamo nello stand, che è stata un po' l'opera di punta anche? Quale? Il Todeschini. È molto bello, è un pittore che a mio marito piaceva moltissimo, solo che allora si era difficile da trovare i Todeschini, adesso invece si trovano con più facilità. Sì, sì, è un quadro da museo. Sì, è un artista adesso che ha avuto un grande successo, per cui insomma siamo riusciti a trovarne qualcuno sul mercato. Ovviamente questo ha un grande curriculum, più di 3 pubblicazioni, quindi insomma... Sì, è molto interessante, anche come soggetto, e io lo apprezzo molto, solamente lo apprezzerebbe anche mio marito se fosse ancora in vita. Ah, bene, bene, questi sono dei bei pensieri. Quindi Bianca, io ti ringrazio, grazie ancora per aver visitato lo stand, ha fatto piacere averti ospite, grazie per aver dato una tua testimonianza così in diretta, e ci sentiremo poi più avanti, e ti ringrazio ancora. E poi io sono sempre d'accordo di comprare e non vendere. Brava, proprio così, anche per l'arte va tenuta. Grazie Bianca, alla prossima. Arrivederci, ciao. Bene, grazie, ringraziamo la nostra Bianca e i nostri collezionisti, è sempre un piacere poi avere questi scambi, e quindi insomma ringraziamo, ciao Bianca, grazie per la tua testimonianza. Sì, abbiamo infatti Francesco e Federico sono in Fiera Modena, ripeto, una grande affluenza, tanto che abbiamo dovuto dividerci un po' gli ambienti e fare un po' di vedere, eccoli qua. Dietro il Todeschini, opera importante che ha 3 pubblicazioni, 2 a cura della dottoressa Proni, un'altra al catalogo dell'Electa. Ecco la signora Bianca che salutiamo. Pensate, insomma, come ancora così vivace dalla voce, grande esperta, collezionista, esperta d'arte, quindi è un piacere averla avuta con noi in collegamento telefonica. È bello quando anche, insomma, la bellezza si apprezza a tutte le età e si vive ancora per quello. Grazie Bianca, grazie Federico e Francesco. Bene, possiamo tornare in regia. Dietro appunto c'era questa grande opera di Todeschini che potete vedere in fiera. Tra l'altro abbiamo fatto anche alcuni cataloghi che vi facciamo anche poi vedere, chi li volesse può venire tranquillamente in galleria o passare a vedere gli stand di Modena, che ecco, vedete in copertina un grande dipinto di scuola francese del XIX secolo, sono più di 2 metri per 1,60. Ecco, il catalogo racchiude quelle che sono poi le principali
opere in mostra. Quindi chi lo vorrà, appunto, potrà passare a Modena fino al prossimo weekend. Quindi Ars Antiqua vi aspetta, troverete l'architetto Federico, me, adesso vedremo come dividerci questa settimana, ma saremo felici di accogliervi tra le bellezze che dall'Ars Antiqua sono andate in fiera. Facciamo tutte le principali fiere a livello italiano, siamo presenti con gli showroom di via Carlo Pisacane al 55-57, siamo presenti in tele. Ecco, questo è anche uno dei punti di forza che spesso mi va di sottolineare quando parlo della trasmissione televisiva, perché prima di tutto la galleria è nata come galleria fisica, quindi siamo i classici galleristi. Poi, facendo poi tutte le fiere, partecipando alle più grandi fiere, quelle italiane e anche europee, ci siamo mossi anche oltre Manica. In più, questa trasmissione, che è già da 8-9 anni presente in Italia, affermata, gode anche della sicurezza di questo spazio fisico, della galleria. Ovvero, se voi volete, venite, le opere le trovate in galleria. Se veniamo anche noi da voi con le mostre, le principali fiere, questa è una realtà consolidata, sicura, che dà la certezza dell'investimento, della compravendita, della massima valutazione delle opere e dell'offerta per i grandi maestri. Subito, adesso chiameremo poi Carlotta per una panoramica. 3.400 euro per questa opera di Jouvel. Allora, altra opera importante. Poi dopo parleremo delle due sculture che anche il nostro amico Antonio ha visto oggi pomeriggio. Allora, è un'opera, questa, una carovana araba del XIX secolo. Carlotta, mi ripeti il prezzo, che mi sa che lo sto leggendo sbagliato? Di questa. Allora, per la carovana araba il prezzo è di 2.800 euro. Ecco, questa sera stiamo, come si dice, svendendo il reparto orientalista. Rendetevi conto, 2.800 euro, 3.400 euro l'altra. Opere che voi andate a prenderle da un'altra parte, guardate il loro valore su internet o, e vi renderete conto di quello che questa sera vi stiamo proponendo. E allora, il bello è vedere anche, Vania, fai pure vedere, l'insieme di questa scultura di Bazzaro, artista importante tra i principali del XIX secolo, e la carovana sul retro, lo stesso tema. Questa è una maternità sul cammello, dove vediamo anche la stessa tipo di slitta di sella che vediamo in questa carovana. E allora la carovana muove sulle rive di quello che potrebbe essere il Mar Morto. Seguivano le piste carovaniere questi commercianti, già definite, delineate da secoli, e portavano le merci, in particolar modo spezie, gemme, quello che più era richiesto in Europa, sul dorso dei loro cammelli. Quindi, con calma, questi avanzavano, il loro carico pieno, vedete poi i personaggi, e capite in questo senso tutta la bellezza e la luminosità del cielo orientale. Questi sono i veri colori che voi vedete. Abbiamo poi dalla regia, mi pare, un paio di immagini, ma le facciamo vedere poi forse dopo la panoramica, esatto, dopo la panoramica. 2.800 euro per quest'opera. Abbiamo tra i grandi artisti il grande Pasini, che tra l'altro aveva dipinto anche delle carovane di soggetto molto simile. Ecco, ovviamente un dipinto di Pasini ti costa 70.000 euro. Questo è un pittore che sulle orme di Pasini e dei grandi orientalisti del XIX secolo rende alla perfezione la luminosità, il colore, il carattere, lo spirito di quella vita desertica.
Questo poi è il panorama, questo deve essere sicuramente il Mar Morto, per questo il paesaggio poi che si vede dalle sue rive. Quindi spesso le carovane viaggiavano vicino a vista delle acque, seguendo poi, inoltrandosi per brevi tratti nel deserto, dato che erano spostamenti particolarmente perigliosi e soggetti ad ogni tipo di imprevisto. E quindi questa è una carovana che si sta inoltrando all'interno del deserto. Le dimensioni, adesso vi lascio le dimensioni, Carlotta forse le hai, ecco, prego, al soggetto. Carovana araba, 39,5 x 66,5 a 2.800 euro. Chiamiamo allora Carlotta per la panoramica. Arrivo, sì, sì. Ecco, era il telefono, forse, sì, era Francesco, ok, che salutiamo. Bene, Carlotta, prego, allora puoi intervenire e fare una nuova panoramica. Intanto vado al telefono e vediamo poi cosa, di cosa parlare. Vania, seguimi, adesso tolgo anche l'opera presa dal Claudio. Ritorniamo e parleremo dopo di nuovo del grande dipinto di Bottega di Cesare da Sesto. Prego Carlotta, vieni, ti accolgo all'inizio dal nostro Barocci e prego, a te la panoramica. Ecco, il telefono, il microfono acceso, questo, ogni tanto abbiamo un po' di difficoltà nella gestione dei macchinari. Prego a te la panoramica, fai vedere quello che è rimasto e insomma, ci sono ancora opere importanti. Attendiamo nuove conferme, so che ci sono alcuni al telefono che stanno ancora decidendo. Tantissimi. Bene, speriamo, tanto a volte le conferme arrivano anche nei giorni successivi, ma è così l'arte, bisogna anche pensare, sono acquisti talvolta anche importanti, di una certa entità, per cui prego, a te una panoramica. Grazie. E illustra le opere. Bene, siamo all'ultima ricognizione sulle opere proposte e ripartiamo come sempre dal numero 1. Abbiamo da Federico Barocci, XVI secolo, il perdono di San Francesco, un olio su tela, ricordiamo ancora una volta le misure per gli amici da casa, 56x34 con la cornice 71x41 e il prezzo è di 3.800 euro. Al numero 2 invece l'olio su tela raffigurante Sant'Antonio Abate, con il paesaggio tipicamente fiammingo, siamo nel XVII secolo, anch'esso un olio su tela, centimetri, 74,5x98, con la cornice 84,5x109, la richiesta 3.800 euro. Continuiamo ancora una volta con gli arredi, quindi abbiamo la console in legno laccato, bianco e dorato, centimetri, altezza 89 per larghezza 98 per profondità 54 e la richiesta è di 3.000 euro. Al numero 3 la bottega dei Bassano, la Natività, un olio su tela 63x71 con la cornice 71x59,5 e la richiesta 3.600 euro. Passiamo poi al numero 4, l'olio su rame applicato su tavola di scuola emiliana del 600, centimetri 23x17,5 con la sua cornice 38x34, la richiesta 2.600 euro. Sotto invece la cera policroma raffigurante il compianto di Cristo del XVIII secolo, centimetri 51x65 di larghezza per 18 di profondità, 4.800 euro. Al numero 5 invece abbiamo la tela attribuita a Luca Cattapane, artista cremonese a cavallo fra i due secoli, 500 e 600, con la dorazione dei pastori, la richiesta 6.000 euro. Al centro invece la Madonna con Bambino di Area Emiliana del XVIII secolo e quella in marmo del XV, per cui per la terracotta la richiesta è 6.000 euro, mentre per il marmo 4.500.
Al numero 6 il matrimonio mistico di Santa Caterina di Scuola Bolognese, abbiamo visto primi riferimenti a Gian Giuseppe e Pasinelli, olio su tela 85,5 per 56,5, la richiesta 4.600 euro. Al numero 7 invece Pasinelli di Scuola Emiliana, Pasinelli con Cristo e la Samaritana al Pozzo, 31,5 per 44, 2.800 euro. Lo scontro fra cavalieri, la battaglia napoletana, 32 per 49,5, 3.500 euro. Si è aggiunto al posto del Giagnoli e della Maddalena questa scuola romana, il sacrificio di Efigenia. La Madonna è del 500, quella, 4, sì. 500 per la Madonna con bambino. La terracotta? Ah, sì, ok. 500. Ok, grazie mille. Dicevo, la richiesta per il sacrificio di Efigenia, 4.400 euro. Abbiamo nel sipario il San Gerolamo della bottega di Cesare da Sesto, ricordiamo il prezzo, 14.000. La natura morta con vaso di fiori al numero 11, 3.800 euro. Poi al numero 12 sono rimaste le coppie di scene galanti francesi della prima metà del XVIII secolo, 6.500 euro. Al numero 14 la carovana araba del XIX secolo, 2.800 euro. Il bazzaro, il bronzo, ricordiamo, 4.800. Poi passiamo al dipinto del XIX secolo, l'orientalista, 3.400 euro. Al numero 16 la scena in città araba di Alexander Hirsch, 4.800 euro. Abbiamo poi al numero 18 l'interno della Basilica di San Marco a Venezia dell'Ottocento, 3.900 euro. Al numero 19 il penultimo dipinto presentato, Giuseppe Magni, il pomeriggio musicale, 10.000. E infine la scena galante di Leonardo Gasser, anch'esso un pittore ottocentesco, 6.000 euro. Bene, grazie Carlotta per questa panoramica. Tra l'altro vogliamo far vedere una foto che ci è arrivata da poco, che sono i nostri amici Francesco e Federico, i nostri amici Adriano, Bruno, Tiziana, Ricky. Eccoli qua, che alla cena sopra, se non sbaglio, il giorno dell'inaugurazione della fiera, eccoli a tavola. Un saluto a tutti, questo è il bello anche il bello dell'arte, il bello della galleria, il bello delle fiere, e il bello di essere circondati da grandi collezionisti e anche grandi amici. Ecco, questo insomma lo ringraziamo, uno degli aspetti più belli anche del nostro lavoro. Prego, possiamo ritornare in studio. Bene, abbiamo solamente pochi minuti, credo manchino 15 minuti alla fine di questa puntata. Ringraziamo per le numerose conferme, insomma poi porteremo in visione, aspettiamo alcune conferme ancora nei prossimi giorni. Quindi vorrei solamente poi parlare ancora di un paio, ritornare su un paio di opere. Allora, ricordo innanzitutto che questa opera in carta festa è del Cinquecento, ambito mantovano. Abbiamo poi tutte le pubblicazioni inerenti a questa tipologia di Madonna e poi anche all'edicola che la racchiude. Allora, Andrea, ci hanno fatto la richiesta poco fa per il numero 2. Allora, Sant'Antonio, nel suo studio, ambito fiammingo. Ok, abbiamo una richiesta anche sullo sposalizio. Quindi, tra poco, allora, lo chiediamo. Carlotta, per favore, se mi porti la scheda. Dunque, solo più due parole su quest'opera importante,
opera ambito del ambito fiammingo, siamo a cavallo tra 5 e 600, Sant'Antonio Abate, olio su tela, 3.800 euro. Abbiamo avuto numerose telefonate, opera importante dal punto di vista iconografico, per tutta la simbologia racchiusa, dal maiale al fuoco, al bastone col campanello, alla lente, al tau sul manto di Sant'Antonio, unita poi a quella che è la precisione, la bellezza e la cifra stilistica dell'ambito fiammingo. Allora, ritorniamo, 3.800 euro. Adesso ritorniamo su quello che è il matrimonio mistico di Santa Caterina. Ricordo, dipinto di medesimo soggetto, forse abbiamo anche dalla regia un confronto che chiedo a Carlotta di mandare in onda, che riprende il dipinto di medesimo soggetto conservato al Kunsthistorisches di Vienna, opera di Gian Giuseppo del Sole. Nato a Bologna nel 1654, lavora fino al 1719. Ecco, guardate, osservate adesso, mettile pure a confronto le due opere. Sovrapporre, ecco, Vania, per favore, ingrandisci l'immagine. E allora, osservate quello che è lo stesso impianto, la ripresa del soggetto di Gian Giuseppo del Sole, che ha decorato anche Palazzo Mansialucca, poi Verona, si sposta a Roma, Firenze, e che si ispira sovente alle opere del Guido Reni. Quindi qui siamo in un artista dell'ambito di Gian Giuseppo del Sole, che tra l'altro lui stesso ha fatto numerose varianti, ecco, possiamo ritornare in studio, numerosi varianti dello stesso, della stessa opera, quindi un artista che si muove, che ha visto l'opera di Gian Giuseppo, che ora è conservata al Kunsthistorisches di Vienna, e che era solito rappresentare figure femminili cariche di pathos. Vi ho fatto prima tutto quel discorso sul pathos, sulla mimesis. Ecco, in questo caso vedete la pacatezza e la tranquillità dei personaggi e la teoria angelica sul retro. Questo l'angelo che suona l'arpa, altre figure angeliche che osservano il bambino, quest'altra che osserva i due putti che portano la corona che è il preannuncio di questo re del mondo. Si vede poi, tra l'altro, sul retro un brano di paesaggio, un cielo dal colore plumbeo. Opera importante, opera anche la cornice, tra l'altro in questo caso è molto bella e accompagna l'opera, la tela. Ottime le condizioni. E tra l'altro lo stesso Giuseppo poi è allievo del Pasinelli. Quindi per questo abbiamo messo poi le due opere, la 6 e la 7 vicina, la 7 che è di mano di Pasinelli. Scusa Dario, mi chiamavano e a tal proposito vorrebbero vedere più da vicino il numero 7, il Pasinelli. Ok. Allora Vania, per favore, allora passa un secondo. Ricordo il prezzo del numero 7, che è 4.600 euro, mentre questo, Pasinelli, che si muove in ambito bolognese, Cristo e la Samaritana al Pozzo, ha 2.800 euro. Un'opera importante. Allora abbiamo Carlotta, dimmi. Mi dicono appunto che hanno confermato l'opera al numero 7, bene. Però potresti farla vedere ancora più nei dettagli. Bene, allora ringraziamo per questa conferma. Allora, vabbè, io lo faccio vedere anche sul retro. Perdona Vania. Ecco, qui vedete anche l'attaccaglia, la cornice d'epoca. E quella che è una figurazione ancora che si lega agli stilemi della scuola bolognese dentro la quale Pasinelli si muove.
Intanto i telefoni stanno suonando. Dimmi Carlotta. Perfetto. Allora, ringraziamo a me il campanello. Appoggio l'opera qui. E dove va l'opera? Ah, okay. Firenze. Beh, allora, poco distanti. Bene, ringraziamo. È nuovo questo? Sì. Grazie per quest'opera, poi dopo vedremo ogni tanto, anche bello. Poi nuovi clienti, nuove chiamate, nuovi rapporti si innestano sull'arte, sui nostri viaggi, Arts Antiquae sempre in movimento. Abbiamo allora ancora delle richieste, allora ritorniamo al numero 15. Vania, ti faccio fare nuovamente lo studio, so che stanno Carlotta al telefono per il numero 6, il matrimonio mistico di Santa Caterina. Poi dopo, se vuole, parliamo direttamente dell'opera. Vediamo il nostro Cesare da Sesto. Ecco, fermati un secondo, questa natura morta, allora, ci è sfuggita, per cui ne parleremo poi con calma, magari domenica prossima, perché vale veramente la pena, una grande natura morta in vaso. Il vaso inizia e finisce a quest'altezza, con una colonna all'interno, quindi particolare, dove solamente l'abilità del pittore è stata nel far risaltare da un fondo scuro i petali dei vari fiori, dei fiori del vaso, e una tridimensionalità incredibilmente realistica. Osservate, Vania, filma quello che è il centro, queste. Ecco, la perizia in questo caso del pittore nel rappresentare. Siamo nella metà del 1600. Adesso questa dobbiamo ancora, sicuramente arriveremo ad un nome, ma è anche il bello della sorpresa, dell'investimento in un'opera che poi sicuramente sarà una grande, risulterà un grande, perché la qualità è altissima, quindi qui sicuramente con un po' più di studio lo faremo noi stessi, ma nel caso venga prenotata al momento, il merito sarà vostro di aver preso un'opera di una certa importanza, bellezza. Scusa Dario se ti interrompo. A 3.800 euro. 3.800 euro per una natura morta di prima metà del 600. Le dimensioni sono 92,5 x 67 cm. 3.800 euro. Questa, quando avrà il nome, la rimpiangerete. Prego Carlotta. Scusa Dario se ti ho interrotto, ma ero al telefono con la signora Lucia di Genova, che ha in conferma le due scene francesi al numero 12. Bene, allora sono le ultime. Ecco, sì, so che il direttore era in comunicazione telefonica con lei, quindi siamo agli ultimi minuti della puntata, quindi ringraziamo anche per le conferme che spesso arrivano all'ultimo o anche nei giorni successivi. Dove vanno, hai detto? A Genova. Genova, ho dimenticato dove abita. Quindi dalla fiera, dal direttore, alla puntata, al giro, insomma, l'Ars Antiqua è sempre in collegamento. Quindi ringraziamo. Opere particolarmente piacevoli di ambito francese queste, sono due tavolette interessanti. Andiamo ancora, Vania, per favore, a far vedere l'ultima volta il numero 15. Jouvel, 3.000 e... Ecco, le telefonate si stanno susseguendo, sono gli ultimi minuti. 3.400 euro per quest'opera importante. Ambito orientalista, rappresenta le donne alle terme, non fatela sfuggire. Sempre, ecco, stanno dando comunicazione, poi mi dirà su cosa spostarmi, sono gli ultimi minuti. Una nota anche su questa Venere, che particolarmente oggi l'ha vista anche il mio amico che è venuto prima della trasmissione, Antonio, guarda la
bellezza e la superficie particolare del marmo. Deve essere un marmo di Carrara, sembra quasi alabastro. È lasciata leggermente satinata, la figura rappresenta una Venere al bagno, aggraziata nelle forme. Carlotta, dove devo andare? Devo far vedere qualcosa? Ok, sta parlando al telefono. Va bene, subito, lo sto facendo in questo esatto istante. Allora, abbiamo 2 minuti, quindi vi presenterò quelle che sono le due sculture. Allora, abbiamo presente la prima, che è la Venere che sta rovesciando l'acqua dalla sua anfora, dai tratti quasi liberti, 54 centimetri di altezza. Osservate il viso, la trasparenza dei capelli, Vania, avvicinati. I marmi sono difficili da far vedere in tele perché non rendono bene. Guardate la raffinatezza, la delicatezza e l'eleganza di questo volto e in generale dell'incarnato. Guardate il fondo, 2.400 euro per quest'opera. Fiora quasi il nascente gusto Liberty. Questa statua invece, la Venere Italica, opera di un artista dell'Ottocento, riprende quella che era 62 centimetri, 66 centimetri di altezza, opera che fu realizzata per compensare il trasferimento in Francia della Venere dei Medici, rastrellata dai soldati napoleonici. Quindi il Canova cosa fece? Fu chiesto al Canova di fare una copia, ma lui volle apporre del suo all'originale greco, creando di tutto punto un originale, e venne fuori la Venere Italica. Ecco, questa è la particolarità di questa scultura, in cui si alternano superfici diverse, pulite, lucide, delle braccia dell'incarnato a superfici più satinate che sono della capigliatura o del panno. E anche la superficie lucida varia perché vi sono più gradi di politura, di lucidatura. Questo proprio per ottenere l'effetto diverso dell'incarnato, delle ombreggiature e della luce che scorre sulla scultura. Allora, questa, Carlotta, al prezzo, se me lo ricordi tu, della Venere Italica, quindi scultura 66 cm di altezza, dal Canova, siamo nell'Ottocento, 2.800 euro. Allora, io credo che sia giunto il momento di salutarvi, quindi vi ringrazio, è stato un piacere avervi qui con voi questa domenica, grazie per le numerose conferme, vi aspettiamo in galleria o a Modena per la fiera, grazie ancora di tutto, ci vediamo la prossima settimana, vi auguro una buona serata, alla prossima settimana.